fastidio per loro perché loro si devono girare. Adesso ci presentiamo. Ok, va bene. Con chi ne fa? Eccomi. Sì.
Con Cezzone, ha detto fare il
Buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare. Ho avuto un attimo di ritardo questa sera, ma spero che sia giustificato da tutti. Il momento dell'inizio è sempre può distribuire i pass, riconoscimenti. Insomma, siamo in grado di partire, cominciamo questo ciclo di 10 incontri. Solo due parole prima di dare la parola a chi poi deve discutere qui questa sera. Era da parecchio tempo che come Casa della Cultura stavamo pensando di riprendere un'antica tradizione di iniziative di discussione sul film. Stavamo pensando ovviamente di fare qualcosa che fosse un po' nel nostro stile, perché come voi sapete bene, lo vedete, questo non è un cinema, non è una sala di proiezioni. Occuparsi di film da parte nostra non vuol dire organizzare dei festival di film, non siamo attrezzati per questo, non è la nostra mission. Quello che noi pensavamo era ovviamente di offrire qualcosa in cui si discutesse sul film, si offrissero possibilità di capire il modo come il film si organizza, come è costruito, i messaggi che passano attraverso il film, insomma fare quello che è il nostro mestiere. Come diceva uno dei nostri fondatori, Elio Vittorini, questo è il luogo della cultura parlata e quindi noi dobbiamo parlare sui film e fare in modo di offrire un prodotto per questo. Mentre stavamo ragionando su questo, si è offerta l'occasione di incrociare questa nostra esigenza con l'iniziativa che era nata e maturata all'interno dell'Università San Raffaele di Milano, Filosofia, Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano. Ci siamo incontrati, abbiamo discusso assieme, abbiamo visto che le nostre esigenze si combaciavano perfettamente e potevamo assieme pensare di costruire un'iniziativa che permetteva di riprendere un'operazione già avviata da San Raffaele e, se possibile, tentare di rilanciarla. Starà poi a mordarci qui, vedere se il rilancio è riuscito. Devo dire, se io devo valutare, come dire, dal numero di richieste che abbiamo avuto, vi devo dire francamente, come dire, che se lo dico senza falsa modestia, noi siamo piuttosto orgogliosi del successo che incontra le nostre iniziative, della risposta che c'è fra i cittadini. Vi devo dire anche con franchezza che non era mai successo che vi fosse una richiesta talmente esorbitante come questa volta. Dovete pensare che praticamente a ognuno di voi qui presenti ve ne sono altri tre che ci hanno chiesto di poter venire e non siamo riusciti a farlo. Abbiamo fatto quello che è possibile, fin dove i limiti e la capienza rendono possibile siamo arrivati. Oltre siamo arrivati, per questo abbiamo avuto parecchie proteste, so che molti sono rimasti male. Insomma, abbiamo fatto tutto quello che era possibile per riuscire a fare in modo di venire incontro all'esigenza, che evidentemente è un'esigenza molto forte di discussione. Io voglio dire francamente, io sento il bisogno, per quanto ci riguarda, di riflettere in profondità sul perché vi è stata una risposta di questo genere, perché non è una piccola cosa. Evidentemente questa idea dell'immagine e della riflessione sull'immagine, del film e della filosofia ha in sé un fascino potente, e penso che su questa cosa, per quanto ci riguarda, noi dovremo ragionare molto in modo tale da raccogliere fino in fondo questa domanda veramente straordinaria che vi è stata. Detto questo, ovviamente a me sembra ovvio anche che constatare il fatto che se questo risultato c'è stato è anche per la qualità del prodotto, e allora io devo qui ringraziare Roberto Mordacci, Maria Russo, Emanuela Mancino per avere costruito concretamente un prodotto di straordinaria livello come sono quello che siamo riusciti a presentarvi, che mi sembra, devo dire quindi, che merita di essere riconosciuto per il lavoro. Venendo al merito dell'avvio di questo discorso, noi come vedete faremo un percorso in cui alterniamo ragionamenti e proiezioni parziali, spezzoni di film, in rarissimi casi come quello di questa sera, un film intero. E cominciamo proprio con un film di Marina Spada, che è qui a fianco. Io ho l'occasione per ringraziarla tantissimo di essere qui, di aver permesso, come dire, di presentare un suo film. Fra l'altro un film, si chiama Poesia che mi guardi. Questo film, non so se lo sapete tutti, in realtà è un film che parla di una poetessa milanese, Antonia Pozzi. Antonia Pozzi, non so quanto questo nome dice a molti di voi, forse a qualcuno evoca tante cose, ad altri forse è completamente sconosciuto, lo potete gustare attraverso il film, però c'è una cosa che io sento bisogno di dire. Antonia Pozzi era una giovanissima poetessa, allieva di Antonio Banfi, profondamente legata a Banfi e ai suoi allievi.
quegli allievi che assieme al maestro costituirono quella che venne chiamata la Scuola di Milano, un cenacolo di intellettuali, di studiosi di grandissimo peso che tra gli anni 30 e gli anni 60 dette un po' il tono alla vita culturale di Milano. Noi, devo dire, siamo proprio, guardate, la coincidenza, una coincidenza veramente felice, però veramente sono un po', la coincidenza delle volte sono straordinarie, sono anche perfino un po' commosso di questa cosa, perché vedete, da quella scuola nacque la Casa della Cultura di Milano, che è uno dei prodotti di fondo della Scuola di Milano. Nel lontano 46 Antonio Banfi, assieme fondò, a Ferruccio Parri e agli altri, fondò la Casa della Cultura, e noi, adesso che siamo esattamente al 70° di quella vicenda, il 16 marzo ricorderemo il 60°, stiamo facendo proprio un percorso per ricordare il clima culturale, i motivi di quell'esperienza, anche perché siamo convinti che dentro quella lezione lo spirito dell'illuminismo, la grande tradizione del pensiero critico e del razionalismo critico è qualcosa di una straordinaria attualità anche per l'oggi. E quindi francamente non potevamo iniziare meglio, perché iniziamo un percorso, come vedete, che suscita grande interesse, un percorso che evoca anche le radici profonde di questo luogo, un percorso che ci rimette in contatto con i motivi che cerchiamo di proporre con più insistenza nella nostra riflessione. Quindi grazie a tutti i presenti, grazie a Roberto, grazie a Leonardo Pennetta, a Roberta e a Marina Spada, volevo dire, e grazie, e cominciamo, entra nel merito. Prego Roberto. Allora, io non dirò niente come introduzione al corso, perché Ferruccio è stato splendido nel spiegare lo spirito di questa iniziativa, come è nata. Anch'io sono molto sorpreso di questo successo. In realtà noi sono 4 anni che facciamo questo corso di filosofia del cinema, e cominciamo a farlo in università al San Raffaele con pochissime persone, facendolo nelle nostre aule. Poi abbiamo cercato delle aule cinematografiche, spendendo molti soldi per affittare queste sale cinematografiche dove proiettare i film. Il costo era improbo e l'orario soprattutto era improbo, perché i cinema la sera lavorano e proiettano film, quindi chiedere una sala di sera era impossibile. Il corso di pomeriggio ha voluto significare spesso appunto avere poche persone affezionate, ma che potevano permettersi di prendere un pomeriggio per 8 settimane fuori dal lavoro, via dal lavoro. E invece questa collocazione serale, uno. Due, la disponibilità di un'istituzione come Casa della Cultura, perché un'istituzione più grande, un luogo migliore per fare questo lavoro, che è appunto fare cultura riflessiva su prodotti di cultura, no? e provare a ragionare insieme intorno a quello che questi prodotti di cultura ci dicono. Ma Milano quasi cultura è questo da 70 anni, e quando io ho avuto l'ardire di immaginare, ma magari chissà se a Casa della Cultura potessero essere interessati a questa cosa, grazie anche alla mediazione in realtà di Graziella Aquino, che bisogna ringraziare per questo, ci siamo incontrati con Ferruccio, è stato subito chiarissimo che avevamo molte cose da condividere. Quindi oltre a ringraziare lui e l'istituzione per questa ospitalità, ringrazio naturalmente Marina, ma avremo modo adesso, e Leonardo, insomma, grazie, di discutere con loro. Direi che la cosa migliore da fare adesso è cominciare. No, io vorrei innanzitutto vorrei ringraziare sia te che lui per avermi invitato, dopodiché con tutta questa premessa roboante che parte dalla Casa della Cultura, Antonio Banfi, cioè io apro questa rassegna, ecco, abbiate pietà, ecco, perché come dire, qua si sono seduti da Elio Vittorini a Banfi, a chi vi pare, a voi, ecco, e poi io, e quindi cioè mi emoziona in maniera particolare, spero di non far brutta figura, ecco, sapete com'è. Va bene. Grazie. Allora cominciamo, noi appunto io voglio proiettare alcune cose, è meglio se ci spostiamo in questo modo. Allora, naturalmente il piatto forte della serata è la proiezione di Poesia che mi guardi di Marina Spada, a cui seguirà l'intervista a Marina Spada condotta dall'amico Leonardo Panetta di TGcom 24, e io cercherò di rubare meno tempo possibile a questo che è l'evento clou. Il mio compito è quello di introdurre il corso, perché questo è un corso. Voi qui vedete il programma, e se vi siete iscritti è perché avete visto il programma e vi è interessato non soltanto magari alcune delle cose che avete visto lì, ma vi è interessato fare un percorso
e forse avete capito lo spirito. Lo spirito è quello che, appunto, questo che nasce come un corso universitario. I nostri studenti, ne vedo tanti qua, sia dei primi anni sia di quelli successivi, prendono dei crediti seguendo questo corso, perché poi fa parte della loro formazione. Tra l'altro quest'anno per la prima volta c'è un esame, eh? Ah, e poi tu devi dire del registro, va bene, ok. Però appunto l'idea è di fornire dei contenuti e dei metodi, e forse proprio il metodo è quello che contraddistingue l'idea che guida questa cosa. La filosofia si è sempre occupata di cinema, ma solo negli ultimi anni si sono sviluppate una serie di scuole di pensiero e di approcci al cinema che tentano di leggere i film come testi filosofici. Ed io cercherò questa sera brevemente di mostrare alcuni dei metodi di analisi filosofica dei film che oggi nella letteratura di taglio filosofico circolano ampiamente. Il filosofo che guarda il film o che parla di cinema non è il critico cinematografico. Il critico cinematografico è un nobilissimo mestiere di fronte al quale io mi inchino e sto in silenzio, perché le competenze tecniche, oltre che letterarie e storiche, che ha un critico, io non le ho, e il filosofo fa un lavoro proprio diverso rispetto a questo. Però è un lavoro che non richiede di sapere tutta la storia della filosofia, semplicemente richiede di acquisire alcuni strumenti di lettura filosofica. Quello che vogliamo fare è offrirvi questi strumenti, mostrandovi appunto alcuni metodi e mostrandoveli in atto nelle analisi che faremo di alcune sequenze, di alcuni temi attraverso varie pellicole cinematografiche. Questa sera, avendo l'opportunità di avere qui Maria Spada, abbiamo deciso che si proietta un intero film, perché è un'occasione unica, quindi è l'unica volta in cui il format sarà di questo tipo, altrimenti è il tema cercato nelle pellicole con lo sguardo del filosofo. Ci sono alcune cose tecniche che appunto io stavo dimenticando, ma bisogna dire, le dirai tu, le dirà Maria Russo, che è una delle due coordinatrici insieme a Emanuela Mancino. La cosa tecnica è essenzialmente quella delle firme. Vabbè, dillo tu, alzati, così ti conoscono, sanno che sei tu quella da disturbare quando c'è un problema. Se avete problemi. Allora, io adesso farò passare questo registro. Ci sono dei fogli divisi tra i nostri studenti San Raffaele e gli esterni. In teoria c'è anche la divisione per studenti di altri atenei. Vi chiediamo ai nostri studenti assolutamente di firmare, perché poi dobbiamo controllare le presenze per l'esame. Per gli altri invece, chi è interessato ad avere un attestato di frequenza, benché informale, del corso, firmi. Chi invece non è interessato, se per cortesia barra il suo nome, così non lo inseriamo negli incontri successivi. Io parto da qui, poi a una certa recupererò il registro. Grazie. È tutto qui? Sulle modalità d'esame, parlo ai miei studenti, ne parleremo. D'accordo? Sarà qualcosa di scritto, ma vedremo bene come. Allora, se possiamo abbassare un secondo le luci. Ok, allora, vi ho detto qual è l'idea di questa prima mezz'ora, che cercherò di fare abbastanza rapidamente. Spiegarvi alcuni metodi. Naturalmente non sono tutti i metodi, non sono nemmeno i migliori, i più famosi, i più importanti, e quindi se alcuni di voi, come immagino molti di voi, hanno competenza o filosofica o di cinema e dice ma insomma però si può anche vedere un film filosoficamente in un altro modo, si senta libero poi nelle discussioni di dirlo, di spiegarci, di dire ma io in quel film ci vedo altre cose con altri strumenti filosofici, eccetera. I quattro metodi che io vi presento sono il frutto di un lavoro che in questi anni abbiamo fatto con un gruppo di lavoro di colleghi, i quali sono in parte filosofi, in parte critici cinematografici, li vedete elencati qua, costituiscono il laboratorio di filosofie del cinema dell'Università Vita Salute San Raffaele, e in particolare della facoltà di filosofia che io dirigo, ho l'onore di presiedere. Quindi queste sono le persone, e sono tutte persone che incontrerete in questo corso, naturalmente. Poi ci sono altre persone che incontrerete che, diciamo, non sono del gruppo di lavoro, perché questo è un gruppo storico che si è costituito nel tempo. Allora, che cosa vuol dire fare analisi filosofica di un film? Ovvero, cosa può voler dire? Lo ripeterò sempre, non abbiamo la pretesa di esaurire questo territorio né di esaurire le possibilità che ci sono.
Intanto, naturalmente, accordiamoci. Sapete che i filosofi hanno la mania di dare definizione. E accordiamoci su una definizione ragionevolmente condivisa, cioè non pretendo di dare la definizione perfetta, dovrei fare una discussione di almeno 12 ore sulle definizioni che per esempio Gilles Deleuze dà del cinema, va bene? Non lo faccio perché sarebbe troppo, sarebbe pesante, noioso, in realtà molto interessante ma tecnico, e noi non siamo qua per fare questo lavoro così tecnico, siamo qua per condividere alcuni strumenti filosofici di lettura. Allora, diciamo che i film sono narrazioni per immagini, suono e movimento. La caratteristica dell'immagine è ovvia, quella del suono e del movimento non è stata, quella del movimento è stata altrettanto ovvia all'inizio della storia del cinema, è esattamente come dice appunto Deleuze, no? È immagine e movimento, il cinema. Il suono, come sapete, è venuto dopo. Ma non possiamo trascurarlo, cioè oggi l'elemento suono è un elemento fondamentale, quando non preponderante. Ci sono persino film che praticamente non hanno immagini ma soltanto il suono o la parola. Questo però non è una cosa appunto banale, perché già su cosa sia il mezzo filmico, che cosa siano queste immagini semoventi e parlanti o gracchianti, rumoreggianti, è un tema filosofico. Ed è il tema con cui la filosofia tipicamente avvicina il cinema, cioè si chiede che cos'è, si chiede che tipo di realtà abbia quell'immagine che, per esempio, è l'evento immagine che noi vediamo, a cui noi assistiamo e a cui partecipiamo quando assistiamo alla proiezione del film. È la copia del film che viene proiettata. Oggi poi con la smaterializzazione e l'abolizione, il superamento della pellicola, questo crea un ulteriore problema. Questa copia che cos'è? È un insieme, una sequenza di numeri, non è nemmeno una serie di immagini impressa su una pellicola, su supporto fisico e chimico. E poi la copia originale è il film e le altre sono copie, o tutte le copie sono film? C'è un libro, io ogni tanto vi darò delle indicazioni bibliografiche, chi vuole prenda nota. C'è un libro molto interessante di Enrico Terrone, che è un ricercatore dell'Università di Torino, pubblicato da Carocci, che si chiama Filosofia del film. Ed è un libro molto bello, diviso in due parti. La seconda parte è quella che si avvicina di più a quello che facciamo noi, cioè cercare di leggere i film senza... soprattutto interpretarli. Ecco, la prima parte è il riassunto fatto molto bene, molto tecnico ma estremamente chiaro, di tutta la discussione filosofica che si è generata intorno a questo problema: che cos'è un film? Cioè, dove sta realmente il film? Sta nella pellicola, nella testa del regista, sta in chi lo vede, sta nella copia digitale, sta nella sala? Ecco, tutto questo. In filosofia analitica poi questo significa domandarsi la differenza tra il token, no? e il sample e così via, cioè sono una serie di discussioni estremamente interessanti. Quindi il problema in filosofia si chiama: qual è lo statuto ontologico del film, no? qual è l'essere, l'essenza del film? C'è un altro livello, cioè noi dobbiamo chiederci se un film, come anche altre opere dell'ingegno di tipo artistico, ma i film, sapete, hanno pretese artistiche o hanno pretese documentaristiche, oppure non hanno alcun valore o nessuna pretesa, ci sono varie tipologie. Il punto è: perché la filosofia se ne dovrebbe occupare, al di là del problema dell'immagine? Perché qualche volta succede che un film abbia una tesi, un'idea, o svolga un problema o un argomento. E allora è legittimo utilizzare un film, guardarlo come argomentazione, come un testo argomentativo, come si legge La Repubblica di Platone? Questo è una delle questioni. C'è una letteratura crescente, appunto quella che si chiama Film and Philosophy Literature, che prende questa strada esattamente, è quella che noi seguiamo un po' di più, diciamo, che ci interessa un po' più da vicino. In particolare tendo a praticare questo. Poi, in quanti modi questo accade? Cioè, quante sono le modalità con cui un film, una volta che abbiamo deciso che è un film filosofico, argomenta o può essere interpretato come un testo argomentativo? E quali sono gli usi appropriati, filosoficamente parlando, di un film? Ci sono vari esempi che si possono fare e varie modalità in cui questo può accadere. Da ultimo,
Il film è anche sempre un documento, cioè è un pezzo di storia, è un'opera d'arte, ma è anche una, come dire, quando dico un pezzo di storia voglio dire che è qualcosa che rimane e che nel tempo cambia di significato. Allora il film non è soltanto il messaggio che lo spettatore percepisce nella visione, è tutta la storia degli effetti, la Wirkungsgeschichte, per parlare con Gadamer, cioè è la storia del fatto che quel film visto nel 76 aveva un significato, visto nel 2015 ne ha un altro. Allora proviamo a avvicinare alcune di queste prospettive. Grosso modo sono quattro, appunto, quelle che a noi sono sembrate interessanti: la filosofia dell'immagine, la filosofia filmica, la filosofia con il cinema e la storia filmica. Sono etichette, si possono sostituire anche con altre etichette. Filosofia dell'immagine, allora, è quello con cui ho iniziato. Ci torno perché appunto su ognuno di questi c'è qualcosa che che si può suggerire. Come, ecco, quello che vi chiedo è: annotate mentalmente, quantomeno, annotate cosa significhi guardare un film in quella prospettiva, cioè con quello che diciamo è un metodo. Cioè un metodo è fare certi tipi di domande o certe domande. Allora, naturalmente non starò a ripetervi che cos'è un'immagine, perché c'è Platone, perché la più ovvia e più banale delle come dire, interpretazioni del cinema in chiave filosofica parte da un topos filosofico ovvio, straovvio, il mito della caverna. Naturalmente il mito della caverna è questa immagine nel libro 7 della Repubblica di Platone, dove appunto dei personaggi, dei soggetti incatenati in modo, come siete voi in realtà da questa parte, no? In modo che possano solo guardare avanti, vedono delle ombre proiettate sul muro che sono in realtà il frutto di una primitiva macchina cinematografica, dei pupazzi, delle statue che vengono portate sulle spalle da persone da dietro un muro. C'è una luce che fa in modo che vengano proiettate queste immagini. Costoro cosa penseranno, dice Platone? Penseranno che questa è la realtà e che non c'è altro. E che cosa accadrebbe, si chiede Platone, se liberandosi dai ceppi qualcuno si voltasse, uscisse, scoprisse la macchina che produce queste immagini, quella lanterna magica, come la chiamano i fratelli Lumière, che produce questa realtà, e scoprisse che dietro c'è un fuoco, ma che addirittura fuori dalla caverna c'è un mondo, c'è un sole che illumina le cose, eccetera eccetera. Mi spiace per la ripetizione per i miei studenti, ma insomma richiamarci queste idee, immagine, serve a capire. E ci sono molte discussioni ancora su questo tipo di immagine. Perché? Perché il tema è apparenza e realtà, naturalmente, no? E chi mi dice che ciò che appare non sia reale? Chi mi dice che quella mimesi del reale non sia in realtà l'unico modo in cui questa realtà esiste o può esistere per ciò che noi siamo? Allora c'è ovviamente tutta una serie di domande che si aprono. Il film è immagine, d'accordo, ma è movimento. Il mito della caverna di Platone è utile, diciamo, per la nostra interpretazione, perché quelle immagini si muovono, non è soltanto l'immagine fissa, non è la pittura, non è la statua, no? Non è Fidia, è qualcos'altro. Allora, il ruolo del movimento è proprio quello di rendere la figura enigmatica, problematica, e di aprire una serie di questioni. Ora, la figura problematica, che è realtà in movimento, qui è realtà in immagine, quindi una serie di complicazioni non secondarie. Inoltre, quasi sempre queste immagini in movimento raccontano una storia e noi ci appassioniamo alla storia, ed è per questo che per fortuna non stiamo sempre a domandarci ma che cos'è questa immagine, ma è reale, non è reale, perché sennò non ci godremmo i film, naturalmente. Invece ci godiamo la storia, e questo è un meccanismo fondamentale, cioè è l'elemento narrativo letterario che ci aggancia. Però appunto un filosofo come Gilles Deleuze dice: guardate signori, se voi vi concentrate sulla storia e dite che i film sono narrazioni, voi non capite la differenza fra letteratura e cinema. E naturalmente l'essenza del cinema non è la narrazione, quindi quello che conta veramente sono le immagini, guardate quelle, e la storia è un pretesto, per far parlare le immagini, che non raccontano,
ma dicono, alludono, mostrano. Altro grande teorico, anche lui aveva una formazione filosofica, André Bazin. Allora qui mi spiace, di nuovo io dirò cose che per i critici, per gli esperti di cinema e cinefili sono ovvie, e poi dico anche cose altrettanto ovvie per i filosofi, quindi farò un disastro. Ma il tema è che cosa, quando io mi domando su cosa, che cosa sia quella realtà per immagini, c'è un livello a partire dal quale in realtà la realtà, che pure è una proiezione nel doppio senso, non solo che viene proiettata, ma che anche proietta le nostre attese, speranze, interpretazioni, comprensioni, contraddizioni, e beh, quello è il livello dell'autentica realtà del soggetto che noi siamo. Cioè siamo molto più reali sulla pellicola che, o sullo schermo meglio, che nella nostra realtà quotidiana, perché, perché la pretesa di essere realistici quando facciamo cose insignificanti vuol dire cercare di incatenarci a ciò che per noi ha meno significato in assoluto, no? Il cinema ha questa potenza enorme che condensa in una, due ore, tre ore di pellicola o di figure sullo schermo il senso o dei possibili sensi o dei possibili controsensi. Se filmassimo la vita quotidiana come accade realmente, sarebbe estremamente noioso. E quindi Bazin dice, vabbè, allora il cinema è una macchina idealistica, ma attenzione, quella macchina idealistica in realtà è la realtà che ci interessa. Allora, anche qui è un modo per sviluppare questa quest'idea. Va bene, richiamo l'idea che Platone in realtà denigra l'immagine, no? L'immagine appunto è imitazione. Dovremmo chiederci che cosa c'è dietro, ma quando guardiamo un film non ci stiamo al gioco della finzione, e non stiamo a chiederci cosa c'è dietro, cioè che cosa ha fatto realmente DiCaprio quando ha interpretato Revenant, no? Non ci interessa assolutamente, non ci interessa nemmeno se sia vero quello che è accaduto, cioè appunto l'effetto speciale per noi fa parte della realtà filmica, non ci interessa tantissimo, a parte se siamo un po' curiosi, come è stata fatta la scena, sì, magari ci interessa la vista tecnica, ma, no? E allora il pregiudizio platonico da questo punto di vista a me sembra non coglie davvero il tema del cinema. Il tema del cinema è che l'apparire conta, e che l'apparire conta perché è denso. E appunto forse un modo di stare in questa dimensione è fare accettare il rovesciamento kantiano. Il rovesciamento kantiano, in breve, è l'idea che ciò che possiamo, di cui possiamo veramente parlare, è il modo in cui ci appaiono le cose e le condizioni nelle cui le cose ci appaiono, e la cosa, il noumeno, appunto kantiano, è soltanto nelle forme che noi gli imponiamo, negli schemi trascendentali. Quindi per poter essere visto ha bisogno di essere proiettato, il senso ha bisogno di qualcuno che lo strutturi, lo metta in forma tra immagini, parole, suono e movimento, e poi ce lo mostri, così lo possiamo recepire davvero, altrimenti ci sfugge. O più radicalmente appunto, e qui passiamo da Kant a Hegel, perché per Kant esiste ancora la cosa in sé, ma Hegel dice, signore, la cosa in sé siamo noi, cioè non è altro che lo spirito assoluto, che è il soggetto, e che proietta nel proprio sviluppo come coscienza, autocoscienza, fino alla ragione e poi spirito assoluto, la propria realtà, fino al proprio compimento. E allora che altro c'è? Conta l'immagine e basta. Ed è solo lì che c'è la verità di ciò che crediamo essere la realtà, diciamo così, esterna, la cosa, l'in-sé, per usare ancora il linguaggio hegeliano. Va bene, allora, questi sono elementi filosofici abbastanza densi, che riguardano sempre la natura dell'oggetto, del mezzo, no? Poi c'è questo elemento: certamente c'è differenza fra immagine e narrazione, e la differenza fra immagine e narrazione nel cinema, secondo molti, questi che vedete, come vedete, sono registi, non filosofi, è l'elemento veramente critico. Perché questo lo metto sotto filosofia dell'immagine? Perché qui l'idea è: noi che siamo registi e sappiamo che è l'immagine che conta e non la storia, e che però sappiamo che non si può fare un film senza raccontare una storia, usiamo
la potenza del cinema, che è quello di separare, di usare le immagini per raccontare una storia, ma di mostrare che le immagini sono molto di più e che hanno una potenza critica contro la storia. La storia è la realtà, se volete, e l'immagine è quell'elemento critico che fa esplodere, fa saltare, no? Fa apparire ciò che di questa realtà è inaccettabile. Per esempio, per me, da questo punto di vista, un film come La grande bellezza di Sorrentino fa esattamente questa operazione, cioè mostra la storia di un certo ambiente romano decadente e corrotto, eccetera eccetera, compiaciuto del proprio nichilismo, ma con la potenza delle immagini di una Roma fiammeggiante, di una bellezza estraniante ed estraniata rispetto a quei fatti, denuncia, fa la critica di questa decadenza. E qui, appunto, non c'è bisogno di un filosofo per farlo, e i registi lo sanno fare molto meglio. Però magari qualche volta leggere questo piano ci viene da una riflessione di questo tipo. Un esercizio, guardate un po' questi fotogrammi e vedete se riuscite a individuarli tutti. Vi do qualche secondo. Sono film molto famosi, molto famosi. Non vi faccio la domanda perché siete in troppi, quindi diventerebbe problematico. Ancora pochi secondi, ognuno si annoti le proprie risposte mentalmente, e le risposte le trovate qua. Le avevate tutte? Non tutte. Non tutte. Quello è Shane Andalou, quello è Sherlock Jr., quella è Rosa Purpurea, quella è Jessica Rabbit, Roger Rabbit. E questa è la Action Hero. Ok, secondo metodo, quello che dicevo mi sta un po' più a cuore e che anche, insomma, in generale tendiamo un po' ad adottare come gruppo, anche se in realtà ci differenziamo. Taglia Pietra, che voi ascolterete, è un tipico teorico dell'immagine e userà quel tipo di approccio. Appunto, il tema è: ma e se io prendessi sul serio il film con un testo filosofico? Se io provassi a vedere se quel testo sta argomentando, come lo devo guardare? Come una catena di sillogismi? Beh, evidentemente no. Lo devo guardare come una argomentazione tramite immagini, suoni, movimenti e colori. Qualche volta non c'è nemmeno l'immagine. Blu di Derek Jarman è così. Blu è uno schermo blu proiettato per un tempo piuttosto lungo, perché mi pare che il film sia almeno un'ora, in cui una voce narrante, che è lo stesso Jarman, racconta una sua giornata. Jarman fa questo racconto quando lui è già malato di AIDS e di lì a poco tempo morirà. Il film vuole dire che l'essenza del cinema non è l'immagine, il che è abbastanza provocatorio. E non è nemmeno solo il racconto, è la voce, è la presenza in sala, insomma, ci sono tante cose che vuol dire. Però lui argomenta, sta tentando di sostenere una tesi. E la tesi è: voi comunque mi ascoltate, la mia storia vi raggiunge, questo schermo blu è per voi l'immagine che vi resterà di ciò che io sono. E ve lo ricorderete così. E avrà un significato, perché la mia storia è questo schermo blu. Allora, ci sono, qui sto parlando ancora del mezzo, poi naturalmente nel contesto lui dice alcune cose sul senso che lui ha scoperto nel fare cinema e che è stato il senso della sua vita. Naturalmente qui si tratta di capire se ci sono film che non argomentano, evidentemente il cinema panettone è chiaro che sono, Non dico niente di cattivo su Checco Zalone perché è troppo popolare, per cui in questo momento non voglio inimicarmi nessuno, però è chiaro che, diciamo, non è proprio lì che andiamo a cercare il film filosofico, no? Non dico Godard o solo Godard, ma appunto più magari Sorrentino, se vogliamo restare appunto in terra italiana. Tra l'altro, lo dicevamo prima e sono contento che Marina Spada sia d'accordo con me, La giovinezza è un film più coerente e più artisticamente riuscito La grande bellezza, ma su questo magari parleremo. Film and Philosophy è questo tipo di approccio, ma è vero il contrario, cioè il mito della caverna in realtà è una piccola sceneggiatura,
E quante volte è successo che i filosofi ricorressero, chiaro, in veste letteraria, però una catena di immagini che sarebbero stati perfetti per uno script. Pensate ai Conte Philosophique di Voltaire. Candide è una sceneggiatura, secondo me, meravigliosa. Quante volte appunto questo ricorre, Derrida ha un linguaggio che è interamente immaginifico, interamente scardinato, no? Dalla logica sequenza di sillogismi. Heidegger su questo aveva lavorato, benché lui sia un filosofo più tradizionale, meno immaginifico. Cosa vuol dire questo? Voglio dire, è la filosofia che ci dice che c'è bisogno dell'uso dell'immagine almeno come metafora, se non proprio della immagine proiettata, per far capire, per comprendere ciò che le parole tentano di dire. Allora, perché non può essere possibile che appunto ciò che io cerco di argomentare non si ritrovi in realtà anche attraverso mezzi che non sono la parola, la logica, ma che hanno una logica che si dipana? Questa è la sfida. Come si può fare questo? Allora, ci sono vari modi. Thomas Wartenberg, autore di un libro molto bello che si chiama Pensare sullo schermo, pubblicato da Mimesis, dice ci sono grosso modo quattro, lui in realtà parla dei primi tre, il quarto me lo sono un po' inventato io, sarà il peggiore, il meno interessante. Ci sono grosso modo tre modalità con cui i film argomentano. Un modo ovvio è: espongo una tesi filosofica, spesso una tesi filosofica, politica, culturale, no? In cui faccio una visione del mondo. Naturalmente questo può accadere in modo molto artisticamente ben riuscito e anche no. Spesso il film a tesi è un film noioso, perché è un film che ha già risolto tutti i problemi che la storia e l'impatto delle immagini ci pongono, proprio perché non sono risolti. No? E quindi è un film che appunto spesso è propaganda, no? È filmato di argomentazione, però appunto ci sono film pure di propaganda insomma, che però hanno una densità artistica notevole, no? Appunto, non è un film di propaganda, ma Tempi moderni ha una tesi, è palesemente un tipo di tesi sociopolitica. È chiaro che lì la chiave è che il modo di argomentare la tesi è artisticamente ricco, perché c'è molto di più che la tesi, banalmente, no? E quindi ci sono vari modi in cui questo può avvenire. Il rischio di far propaganda, didascalismo o mera pedagogia, con tutto il rispetto per la pedagogia, ma non è cinema, ok? Oppure fare controesempi, cioè creare l'antiutopia. Fare il film esattamente per mostrare che ciò che nei nostri pregiudizi sarebbe la base di una società perfetta o di una realtà perfetta o come dovrebbe essere, è in realtà un mostro, una contraddizione, un'impossibilità. E il film consente di fare questo perché è diverso che fare un esperimento sociale, naturalmente, è un po' più indolore. Ed è un modo in cui appunto si confuta per absurdum, come si usa dire in filosofia, una tesi che magari è il senso comune. E questo è abbastanza frequente. Thomas Wartenberg, per esempio, dice che Se mi lasci ti cancello, pessima traduzione del film di Gondry, che si chiama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un verso di Alexander Pope. Capite che se passiamo da Alexander Pope a Se mi lasci ti cancello, io non ero andato a vederlo sto film, perché mi sembrava un film di Checco Zalone, no, di un film insomma, qualcosa così, capite, o di Federico Moccia, insomma, ecco, capite? No, cioè, invece è Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Allora, quello, lui dice, è una confutazione dell'utilitarismo, perché la logica dei personaggi principali è una logica di utilità, di benessere che viene dalla cancellazione parziale della memoria, e quindi, no, in realtà conduce a una serie di assurdità nella storia che inficia la vita dei protagonisti. Oppure faccio esperimenti mentali, cioè narrazioni irrealistiche, in cui uno o più presupposti di esperienza vengono sospesi o negati. La fantascienza è tutta qui, però appunto cosa sono? La realtà, la sequenza temporale, l'identità dei personaggi, il rapporto realtà mentale e mondo esterno. Il cinema consente di fare questo, esattamente come gli esperimenti mentali in filosofia consentono di fare delle dimostrazioni.
ci sono interi trattati di filosofia che si basano sull'esempio di proviamo a sospendere il pregiudizio di identità fra appunto detto e vero, proviamo a sospendere il principio di realtà della realtà sociale immaginando che a decidere come deve essere fatta la società siano un gruppo di persone che dietro un velo di ignoranza si riuniscono per decidere come è fatta la società giusta e vediamo com'è la società giusta. Allora, se lo fa un filosofo, lo fa molto di più un film, e esplorare le conseguenze nel vivo di una storia e con la concretezza delle immagini ovviamente è molto potente. Se c'è un intelletto filosofico dietro alla macchina da presa, questo ha una potenza straordinaria. Oppure, ecco la cosa che diciamo ho rintracciato, non è che mi sono inventato, ho rintracciato in molti film, cioè un esercizio di scrittura di sé. Il film è un modo in cui anche quello che facevano filosofi come Michel de Montaigne, che scrivendo i saggi scopriva la natura, le pecche, i limiti, la potenza del proprio io umano, moderno, scettico, piccolo, ma io, che aprendo con ciò una parte della modernità potentissima, e beh, lo fanno moltissimi registi. Uno su tutti per noi italiani, Fellini, Notte e mezzo, che è la dichiarazione di un fallimento artistico che è un capolavoro artistico, no? È un esercizio assolutamente centrale. E la tradizione è quella di quella parte della filosofia che non scrive trattati, ma per lo più scrive saggi, confessioni, epistole, riflessioni condivise ma non sistematiche. Quella che insieme ad Antonio Moretti, che è qui e che oltre ad essere un nostro dottorando è uno dei docenti del corso, che sta studiando questa tradizione qui, quella che lui chiama la corrente calda della filosofia. E che non è quella della metafisica di Aristotele, evidentemente, piuttosto quella dei dialoghi perduti, se volete, di Aristotele, e appunto dei saggi di Montaigne e così via. Altri fotogrammi, beh, tempi moderni ve l'ho già detto in realtà, quindi non vale moltissimo, però sono ovvi. Qualche secondo, ma credo che li riconoscerete. Ok, proseguiamo. Filosofia con il cinema è un modo molto tipico di fare filosofia, non solo di usare il cinema non solo in filosofia ma anche per altre ragioni, ed è quello con cui a me è capitato di cominciare ad occuparmi di cinema. Cioè io insegno filosofia morale e per una prima parte della carriera mi sono occupato di bioetica. Allora, per parlare di bioetica, cosa c'è di meglio di un film che tratta un tema bioetico? Lo prendi, lo proietti e vai a far vedere che lì c'è un problema morale. Poi il film te lo dimentichi e parli del problema, d'accordo? È un uso peculiare, cioè non stiamo facendo di film che hanno una pretesa filosofica in sé, ma lì c'è un tema, magari non sviluppato, che però si vede, serve a sollecitare l'attenzione. E perché non utilizzarli allora? Perché non fare filosofia, appunto, con i film, cioè a partire da un film? Perché noi non possiamo, se io racconto un caso clinico, mi limito a raccontarlo per l'appunto, non è così vivo come vedere Di chi è la mia vita, dove Richard Dreyfuss è un architetto paralizzato che deve scegliere se chiedere l'Habeas Corpus per sostanzialmente lasciarsi morire oppure no. Se io parlo di eutanasia dopo un film come quello o dopo alcune sequenze di quel film, la cosa cambia, ve lo garantisco. Quindi perché no? Perché allora si fa filosofia meglio se si parte da un film invece che partire da un'astrazione o da un concetto, in certi casi, no? E quindi cosa si deve stare attenti qua? Ecco, qui c'è un dibattito. Alcuni dicono: guardate che a fare questo uso dei film voi fate violenza al cinema, voi non rispettate il film, ve lo dimenticate, ci imponete un vostro significato, ci andate a cercare cose che non ci sono. Il regista non aveva per niente l'idea di trattare quel problema lì. Avete preso una sequenza, l'avete isolata, vero? Verissimo. È un uso illegittimo, ma illegittimo per il cinema, illegittimo per la filosofia no, perché la filosofia deve occuparsi della vita. Una cosa che io dico sempre è che la filosofia non ha un oggetto, perché pretende di occuparsi dell'intero, quindi l'oggetto è l'intero, ma l'intero come gli arriva? In tutti i modi possibili. E il cinema, come dicevo, è una densità pazzesca, per cui l'oggetto che ci interessa di più, cioè la vita, l'esistenza, ci arriva con una potenza pazzesca. Allora, perché no? Okay. Quindi,
uno dei modi di fare questo è fare questo tipo di lavoro, ma anche appunto svelare alcuni presupposti della narrazione, cioè utilizzare il film per dire quel che il film non riesce a dire o non può dire, perché in realtà non ha scavato a fondo, non ha indagato alcune questioni che sono sottese a quella narrazione, a quell'immagine. E qui bisogna allora fare un'indagine linguistica rispetto al film, indagare quel linguaggio, il film e il suo significato, ma anche un'immagine che può voler dire linguistica non soltanto in senso semantico ma in senso pragmatico. Perché lo dico? Perché Claudia Bianchi, che è qui, che è una collega della facoltà e che è un'insegnante del corso, ha nel passato utilizzato questo tipo di metodologia da filosofa del linguaggio, scovando appunto alcune implicazioni pragmatiche di quel linguaggio filmico per alcuni temi filosofici sottesi a certi film. E il metodo, la filosofia del linguaggio diventa uno strumento straordinario, inaspettato probabilmente, per leggere certi film e ricavarne cose interessanti. Altri fotogrammi, anche questi sono molto facili, anche qui ovviamente ho già citato uno dei film, che è quello là, di Chi è la mia vita. Ah, sul perché questi fotogrammi indichino quel tipo di metodologia ve lo lascio immaginare da soli, cioè non sto a spiegarlo, non si deve mica spiegare tutto, no? Vedete, penso che li abbiate riconosciuti tutti. Last but not least, storia filmica. Ecco, qui è la collaborazione con alcuni, con gli storici, che ci ha portato un po' a vedere questo. Fra i nostri docenti in passato c'è stato Luca Pess, che è uno storico della storia moderna e che usa spesso i film in questo modo, anche proprio per raccontare la storia. Questo lo posso dire, questo è il Novecento di Bertolucci, ed ho già implicitamente citato questo film poco fa quando ho detto Bertolucci nel 76 fa Novecento, racconta la storia del Novecento da un certo punto di vista e fa un racconto storico che nel 76 dice di come dovremmo guardare il Novecento. Lo dice a un certo tipo di pubblico con un certo tipo di taglio ideologico, e oggi quello è un documento di come nel 76 vedevamo il Novecento. Noi vediamo cose molto diverse o in parte diverse nel Novecento di quello che potevamo vedere nel 76, incluso il fatto che nel 76, diciamo seconda metà del Novecento, ma nel mezzo della seconda metà, si pensava, a proposito della politica, della società, della cultura, dell'Italia e così via. Diventa un documento storico in sé. Allora, questo cosa vuol dire? Appunto che il cinema è coscienza critica dentro la storia e rimane pezzo di storia quando appunto si solidifica in una narrazione. Non solo i film storici fanno questo, naturalmente, sono anche i film che hanno segnato, come si dice, un'epoca. Sono i film cult di un certo periodo, no? E quindi contengono l'elemento critico riflessivo che la cultura, di cui il cinema è espressione, cultura artistica, rovescia sul proprio tempo. Un film che non ha nessun, cioè che non è storico in nessun senso, nel senso che non è un film di argomento storico, Rocky Horror Picture Show, è un documento straordinario, non solo artistico, ma anche di un modo di percepirsi di un certo tempo, che è perfettamente consapevole di quello che sta facendo e enfatizza fino all'estremo la propria capacità di radicalizzare il proprio punto di vista. E questo è in qualche modo anche un modo di fare filosofia, cioè di essere critica nel proprio presente e restare come critica anche per il futuro. C'è una scuola, adesso questo diciamo è abbastanza chiaro, no? Il film è un testo storico, il film è un documento, il film è un'esperienza storica. Questo è, ecco, l'altro aspetto che non ho detto finora, cioè quando io vado a vedere Novecento nel 76 io esco con certe idee, cioè esco con un certo modo di pensare il mio ruolo storico in questo momento, sono sollecitato a impegnarmi storicamente, no? Poi in quegli anni l'idea dell'impegno e del film e del cinema come arma culturale era fortissima, molto meno adesso, ma naturalmente questo vuol dire che l'esperienza storica dello spettatore, si spera, è un'esperienza di sollecitazione potentissima. E su questo naturalmente c'è una corrente che non è in filosofia ma in sociologia del cinema, che ha
di Marc Ferro, Pier Solenne e Stefano Alpini, i suoi autori principali, fra gli altri naturalmente. Allora, beh, qui ci sono alcuni evidenti capolavori che possono essere letti in questo senso. Oh, sia chiaro, non è che io sto dicendo naturalmente che uno qualunque di questi film si possa interpretare solo nella chiave, con il metodo filosofico storico, o che i metodi, i quattro metodi siano segmentati, per cui un film si guarda con questo metodo, se usa un altro metodo è sbagliato, e lo stesso per altri film con altri metodi, per cui un metodo un film o viceversa. No, evidentemente no. I film hanno molti piani di lettura, mi diceva Marina Spada che il suo film che stiamo per vedere ha 8 livelli di lettura, io ne ho colti forse 3 o 4, per cui dopo chiederemo aiuto a come interpretarli, ma è chiaro che si possono usare tutti e 4 i metodi contemporaneamente su uno stesso film, o nessuno, cioè qualcosa che è un altro tipo di visione che usa comunque gli strumenti della filosofia. Svegliamo questi ultimi, che sono stranoti naturalmente, e 36 minuti mi chiudo, mi fermo, faccio solo una piccola chiusura che diciamo gioca un pochino su quello che succede spesso in questi casi, cioè noi qui siamo gente colta, diciamocelo, perché siamo qui a parlare di filosofia e cinema, due cose che sono in certe chiavi abbastanza elitarie, no? E naturalmente questo ci fa pensare di appartenere, giustamente, a un gruppo di persone che sanno distinguere, per l'appunto, il cinema dal non cinema. Ora, ci sono due autori americani che hanno messo un po' alla berlina quest'idea un po' snob che molti dei cinefil, inclusi soprattutto i filosofi, hanno quando si pensano come esperti di cinema o amanti del cinema, diciamo, no? Ed è il dizionario snob del cinema, dove una delle cose che accade è che la parte finale del libro è tutta dedicata a questa dicotomia: film o cinema. Per esempio, naturalmente il presupposto è: se cinema è bello, se è solo un film non vale la pena, ok? È un film se è sulla copertina di Premiere o di Chuck in Italia, anche se naturalmente Chuck ha un tono anche popolare, capace di intercettare anche quello, ma Premiere chiaramente no. Anzi no, Chuck è appunto più popolare. È cinema se è sulla copertina di Care du Cinéma o su Cinematografo in Italia, o Quaderni di Cinema, come c'è anche in Italia. Bravo, straniero. È un film se è in bianco e nero perché è vecchio, è cinema se è in bianco e nero perché è di Jarmusch. Ok, questa è carina. Bruce Willis, tipico elemento da film, ha fatto del cinema recitando in Pulp Fiction, mentre Steve Buscemi, tipico elemento da cinema, ha fatto un film recitando in Armageddon, dove lo scambio tra Bruce Willis e Steve Buscemi è abbastanza emblematico. Un romanzo di John Grisham diventa un film che fa schifo, un romanzo di Gabriel García Márquez diventa cinema che fa schifo, perché naturalmente poi c'è questo elemento un po' così, no? Di noia e ripetizione che qualche volta diventa pesante. I fratelli Coen sono dei patiti di film che però fanno cinema, questa è carina, questa è raffinata. Se il protagonista maschile a un certo punto finisce contro una vetrata, quello che state guardando è un film. Se il protagonista maschile desidera sessualmente dei giovinetti, oppure sua sorella, oppure sua madre, quello che sta facendo è cinema. Questo è meraviglioso. Se prima della proiezione c'è stato il trailer di Pirati dei Caraibi, state vedendo un film. Se prima della proiezione ha parlato un tizio con le spalle cadute e pochi capelli, che si è presentato come Michael, il responsabile della programmazione, state vedendo il cinema. Ora, siccome prima del film di Marina Spada parlo io, che insomma un po' cadente, ho i capelli, però sono le spalle cadenti, non c'ho proprio un fisico da atleta, insomma, vabbè, poi sono un filosofo. La domanda è: Tarantino cosa fa? Cinema? È Tarantino e Pulp Fiction, fa cinema per loro. Se proviene dal subcontinente indiano si tratta di cinema, ma anche se nel subcontinente indiano lo considerano un film. Tom Waits non farà mai un film, Tom Hanks non farà mai del cinema, anche se
anche se queste spie sul ponte, questo ponte delle spie, io un po' l'ho amato sto film. Allora, questi sono gli autori: David Camp e Lawrence Levy, dizionario snob del cinema, Sellerio Palermo 2006. Io ho finito e mi spiace, ho preso qualche minuto di quello che volevo. Restando in questa condizione di buio, io farei partire il film, se siete d'accordo. 50 minuti, sì, tranquilli, il film dura 50 minuti. Renata Tardani, produttrice del film, è qui con noi, quindi la ringraziamo. Le mie parole sono le immagini. Immagini per non sentirmi estranea, per darmi un motivo nel mondo. Leggo le parole dei poeti per capire il mio cuore e quello degli altri. Antonia Pozzi è stata dentro e fuori dalla storia del suo tempo. Con gli occhi aperti sul mondo di cui ha colto in sé la bellezza e il dolore.
Era nata e vissuta a Milano, come me. Antonio non abita più qui da 70 anni. Antonia Pozzi nasce nel 1912. Abita in una delle zone più esclusive della città, un quartiere fondato dalle grandi famiglie industriali di Milano. È destinata ad una vita agiata. A 13 anni scrive: spingo più che posso il mio sguardo al limite dell'orizzonte. Mi dico, è più grande. E lo stesso provo pensando all'eternità. Sempre, ripeto a me stessa. Sempre. Parola terribile. Terribile come la parola mai. Colpisce gli apparati respiratorio, digerente, nervoso di diverse specie di uccelli. È una malattia infettiva ad alta mortalità che contagia anche l'uomo. Il virus di cui stiamo parlando si chiama H5N1. Lo sappiamo, no? H sta per emoagglutinina. N sta per neuraminidasi, che sono proteine fondamentali per il riconoscimento della cellula ospite. Cerco dove può essersi posato il suo sguardo. La cerco nei suoi versi, dove la sua anima di grande poeta era libera. Libera e sola. Sola. Come la prima anima della terra, portata avanti da quel vento che non è neppur vento, che è come il tremito leggero del silenzio. Questo era il palazzo dove abitava. La mattina del 2 dicembre 1938 è uscita da qui per l'ultima volta. Vorrei che la mia anima ti fosse leggera, che la mia poesia ti fosse un ponte, sottile e saldo, bianco, sulle oscure voragini della terra. Studio il suo viso, guardo le foto che ha fatto. Thank you.
Antonia amava venire qui a Chiaravalle in bicicletta. Sono Stefano, studio medicina e con gli H5N1 faccio poesia da muro. Mi chiamo Manuela, studio lettere e scrivo poesie. Sono Nicola, scrivo versi e credo nel contagio poetico. Poesia, mi confesso con te che sei la mia voce profonda. Tu lo sai che ho tradito. Ho camminato sul prato d'oro che fu mio cuore. Ho rotto l'erba, rovinata la terra. Poesia, che ti doni soltanto a chi con occhi di pianto si cerca. Rifammi tu degna di te, poesia che mi guardi. Antonia Pozzi è una poetessa degli anni 30. La conosco perché ogni tanto leggono le sue poesie alla radio. Poesie alla radio? Sì, quella trasmissione che ascolto ogni tanto di notte. Beh, ma allora sto cellulare di chi è? Boh, ma se ti interessa, queste sono le sue poesie. Belle? Bah, un po' da femmine, col gusto ottocentesco di fondersi con la natura. Lontano, in un triangolo di verde, il sole s'attardava. Avrei voluto scattare in uno slancio a quella luce e sdraiarmi nel sole e denudarmi perché il morente Dio s'abbeverasse del mio sangue. Poi restare, a notte, stesa nel prato, con le vene vuote, le stelle a lapidare imbestialite la mia carne disseccata, morta. Sembra un testo punk. Quando l'ho vista nei filmini di famiglia, non potevo credere che questa ragazza timida, impacciata, fosse proprio lei. La stessa che scrive quasi urlando: per troppa vita che ho nel sangue, tremo nel vasto inverno. Pronto? Sono uno degli H5N1. Funziona? Buono. Qualche piega. Andiamo. Ok. Ciao. Ciao. Piacere. Lei è Maria. Manuela. Ciao, piacere. Stefano. Quella piacere. Che ha attaccato la poesia. Ah, ok. Andiamo. Andiamo. Che un giorno io avessi un riso di primavera, è certo. Poi fu la notte e mi toccò essere fuori nella bufera. Il lume del mio riso,
morì, mi vollero donare un volto nuovo. Così, oggi, il mio cuore davanti alla mia maschera sconosciuta. Beh, non c'entrerà con noi, ma a me comunque qualcosa, insomma, lo dice. E poi tu, mica, hai letto tutto di lei. Perché pensi che potremmo avere delle sorprese? Perché tu con 4 poesie hai già fatto la diagnosi? Controlla il disordine emotivo, Antonia. Tu sei molto intelligente, ma molto disordinata. Scrivi il meno possibile. Così le dicevano i suoi amici. Ma immensa foresta è la vita, con alberi e sentieri infiniti. Bisogna guardare a fondo, troncare i rami morti con la nostra scure. Alto sarà nella radura ultimo il fuoco, più alto se più grande sarà stata la pena. Andare alla scala era uno dei pochi riti del suo ambiente a cui partecipava volentieri. C'era la miseria, le fabbriche come galere, il fascismo, la guerra alle porte. A me non sembra così moderna come dice Maria. Beh, ma siete ancora lì? Manu, guarda anche tu che foto faceva. Ma con chi ce l'hai? Ancora con la Pozzi? Sì, scusate. Io dico solo che se sei così giovane, vieni da un ambiente privilegiato, non è facile accorgerti di quello che succede agli altri. Ho capito, ma un artista mica può girare la faccia dall'altra parte. A me sembra che il dolore, la solitudine, l'amore siano universali. Manu, ma stai delirando? Manu, mi hai colpito al cuore. Guarda come sono emozionato. Secondo me i medici hanno bisogno dell'aiuto dei poeti. In fondo il medico e il poeta fanno lo stesso lavoro. Guardano al di là della superficie, sotto la pelle delle cose. Cerco le mie immagini tra le cose del mondo, perché mi rivelino ciò che non comprendo. Thank you.
29 gennaio 1933. Io so cosa vuol dire raccogliere negli occhi tutta l'anima e bere con quella l'anima delle cose. E le povere cose, torturate nel loro gigantesco silenzio, sentire mute sorelle al nostro dolore. Ad un certo punto, mentre magari stai facendo altro, spunta fuori qualcosa. Qualcosa che però richiede silenzio, attenzione, ma soprattutto scrittura. Quando trovi un contatto fra cose che prima non si toccavano, è ispirazione. E tu non dire che io perdo il senso e il tempo della mia vita, se cerco nella sabbia il sole e il pianto dei mondi, se getto nelle cose la mia anima più grande e credo ad immense magie. Io vengo da mari lontani. Io sono una nave che porta in sé l'orma di tutti i tramonti, solcati, sofferti. Io sono una nave che cerca per tutte le rive un approdo. La poesia è uno dei pochi luoghi dove si può ascoltare la parola individuale. Quando scrivi poesia, sei tu l'unico a scegliere cosa dire e come dirlo. Suo padre Roberto Pozzi, importante avvocato gradito al regime. Un uomo che si era fatto da sé. E sua madre, contessa Lina Cavagna San Giuliani. Una donna colta, sobria e sottomessa al marito. L'hanno educata come una ragazza moderna. Le lingue, i viaggi, gli sport, le scalate in montagna. A 16 anni Antonia Pozzi incontra chi non avrebbe mai dovuto amare, Antonio Maria Cervi. Era suo professore di latino e greco al liceo Alessandro Manzoni. Lei è solo una ragazzina, ma gli parla come una donna innamorata. Anche lui la ama. Ma gli slanci di Antonia creano non poco imbarazzo alla sua natura mite e austera. Guardami. Sono nuda. Dall'inquieto languore della mia capigliatura alla tensione snella del mio piede. Oggi mi narco nuda nel nitore del bagno bianco e mi narcherò nuda domani sopra un letto, se qualcuno mi prenderà. È un giorno nuda, sola, stesa supina sotto troppa terra starò, quando la morte avrà chiamato.
È la prima poesia di Antonia che ho letto. È del 29. Negli stessi giorni scrive nel suo diario: è terribile essere una donna ed avere 17 anni. Dentro non si ha che un pazzo desiderio di donarsi. Vedi, questo è il mio bambino finto. Gli ho fatto il vestitino all'uncinetto con la lana bianca. Dice anche mamma, sì, se lo rovesci sopra il dorso. Dammelo qui in braccio per un pochino. Ecco, hai sentito come ha detto mamma? Questo è il mio bambino, vedi? Il mio bambino finto. Beh, lui aveva 18 anni più di lei, poi era solo un insegnante di liceo, quindi... Scusa, perché lei non si è ribellata? Si è ribellata, leggiti le lettere. Solo che il padre è stato durissimo, li ha anche minacciati. E i cervi? I cervi si è chiamato fuori. Solo che poi pare che non abbia avuto più nessun'altra, insomma, dopo di lei. Lei voleva addirittura un figlio da lui. È vivo della poesia come le vene vivono del sangue, perché non per astratto ragionamento, ma per un'esperienza che brucia attraverso tutta la mia vita, per un'adesione innata, irrevocabile, del più profondo essere. Io credo alla poesia. Antonia Pozzi si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Regia Università di Milano. Vittorio Sereni, Enzo Paci, Alberto Mondadori, Remo Cantoni e Dino Formaggio sono i suoi amici. E come lei sono tutti allievi del filosofo Antonio Banfi, docente di estetica. Banfi appartiene alla corrente filosofica del problematicismo, secondo cui non esiste una verità assoluta. Tutto è relativo. In questo mondo dominato dal razionalismo, la poesia è considerata solo espressione individuale e non della realtà. 4 febbraio 1935. Com'è piccola la stanza di Banfi? Dalla finestra si vede un piccolissimo cortile. In un vasetto, tre rami di pungitopo con infissi degli orribili fiori di celluloide rosa. Perché? Perché gli ho detto che scrivo degli orribili versi? Ma che diritto ho io di parlare dei miei versi? E adesso bisognerà che mi vinca, che finga di credere in un valore anche minimo delle cose mie. Ma che diritto ho io di credermi qualcuno? I banfiani stimano Antonia come intellettuale e non come poeta. Ma è nei suoi versi che Antonia parla della sua realtà più vera. E per loro questo è solo disordine. Il mio disordine è in questo: che ogni cosa per me è una ferita attraverso cui la mia personalità vorrebbe sgorgare per donarsi. L'unico motivo per cui mi ostino a scrivere è che spero che la poesia serva alla vita di chi la legge. Anch'io ringrazio mille volte in silenzio di persone e poeti che amo. Per dare voce a ciò che rimane inespresso o soffocato dal chiasso, per dare voce a chi voce non ha per mancanza di alfabeto o di fiato, per diffidenza nelle parole, la poesia deve essere virale.
6 tulipani sul tavolino di rimpetto, 3 scuri e 3 chiari. Improvvisi imbizzarrimenti degli steli rari, ciascuno un linguacciuto sboccio di violetto, inarcato nel vuoto, pesantemente, come un'effusione di tristezza, inconcludente. Guardava e scriveva versi, guardava e scattava foto. Le fotografie per fissare il tempo. Voleva fermare quel momento di cui già sentiva la nostalgia. Non avere un Dio, non avere una tomba. Non avere nulla di fermo, ma solo cose vive che sfuggono. Essere senza ieri, essere senza domani. Ed accecarsi nel nulla. Aiuto per la miseria che non ha fine. Il suo bisogno di dirsi, in questo io le assomiglio. Scrittura al femminile, dicono. Che altro dovrebbe essere? Per approfondire i suoi studi, Antonia frequentava la biblioteca Braidense. È qui che nel 1927 ha incontrato le sue due migliori amiche, Elvira Gandini e Lucia Bozzi, con cui ha condiviso l'amore per la musica e la poesia. Ma è vero che dopo la sua morte il padre ha censurato quello che ha scritto? Forse facendo così pensava di proteggerla. Proteggerla da che? Dalle chiacchiere dei salotti milanesi. Mia cara Lucia, ti ho sempre pensato. E la prova la vedi in questa serie di poverissime cose che ti mando. Povere parole, asciutte e dure come gli ulivi, oppure vestite di veli bianchi strappati. Scattata la capanna del Cervino. È l'immagine più cara che ho di me, dove sembro più un ragazzetto che una donna. E ho addosso e intorno tutte le cose che più amo. Qui è l'essenza, il midollo, la fibra viva e contrattile della mia vita. La sua famiglia aveva una grande casa pasturo, un paese ai piedi della Grigna. Antonia ci andava da quando aveva 6 anni e per lei quello era il rifugio dell'anima. Che si ponevano gli intellettuali di quegli anni, cioè se fosse possibile essere un artista e contemporaneamente avere una vita concreta. Che cosa fa sì che l'opera d'arte ci dia tanta profonda commozione umana? La stesura di una pagina non implica solo la risoluzione di un problema letterario, ma rappresenta la risoluzione vivente di un problema di vita. Thank you.
volersi ad ogni costo donare, quando del rifiuto delle cose si ha già coscienza, è uno sconfinare illecito, un proiettarsi in gigantesche fantasie che non hanno più realtà di un'ombra nera sul muro. L'ho ricevuta la tua mail, sai? Ah sì? Sì, mi è piaciuta molto la tua poesia. Davvero bella. Beh, mi fa piacere, grazie. Ecco, vedi? La Puzzi ci veniva spesso qua in periferia. Lo sai che questo posto si chiama Porto di Mare perché c'era un laghetto qua? Sì. A Milano l'acqua l'hanno proprio coperta tutta. Lampi di brace nella sera e stridono due sigarette spente in una pozza. Fra poco urlerà la sirena della fabbrica. Curvi profili in corsa schiuderanno laceri varchi nella nebbia. Oscure masse di travi e il peso del silenzio tra case non finite grava con noi sulla fanghiglia ai piedi dell'ultimo fanale. Vedi, qua per esempio siamo in via dei 500 già. Questa. E questa chiesa qua è del 33 e anche tutti i palazzi più o meno sono di quell'epoca lì, quindi l'epoca della Pozzi. Ah, aspetta. Questo è per te. Nel quartiere di Piazzale Corvetto, Antonia Pozzi scopre una realtà diversa dalla sua. Veniva qui con la sua amica Lucia. E la casa degli sfrattati di via dei 500 diventa la frontiera fra due mondi. Casa degli sfrattati, via dei 500, fuori di Piazzale Corvetto. Prima visita, piano rialzato, numero 28, donna con 6 bambini. Il marito è tornato un mese fa da Garbagnate, guarito, dicono, il che vuol dire pronto e spacciato per morire a casa sua. Lei ha la pleurite secca e un polmone già intaccato, ma si ostina. Terrore dei corridoi. Tutti identici, con le pareti di smalto sudicio. Ogni 20 metri una latrina. E in mezzo file di porte uguali con piccoli numeri di ferro smaltato. Come in un albergo di infimo ordine. Ogni porta una famiglia, di 5, 8, 12 persone. 10. Bambini a centinaia. Ma strani bambini che quasi non urlano. Milano, 21 febbraio 1938. È l'estate del 1938. Antonia è partita per la villeggiatura, come sempre. Quando torna, è un colpo al cuore. Ci sono le leggi razziali. Il suo amico fraterno Paolo Treves è costretto a scappare a Londra con il fratello Piero e la madre Olga. La guerra incombe. ...23 ottobre 1938. Caro Paolo, io e la CIA ci siamo trovate un giorno e giravamo con la gola chiusa da 100 parole non dette e il pensiero fisso di voi, noi che siamo rimaste con questi enormi vuoti che si fanno intorno. Poco più di 20 anni Antonia è una poetessa già matura, ma è poeta in un ambiente ostile alla poesia, donna in un gruppo di uomini, è vera in un mondo di ruoli stereotipati, è soprattutto imperdonabile perché rimane fedele a se stessa e alla poesia. Ci vorranno anni perché venga dato valore alla sua voce. Thank you.
Il 2 dicembre Antonia Pozzi esce di casa e va in bicicletta all'istituto dove insegna da 2 anni. Ma lì sta male. Piange. Le consigliano di tornare a casa. Ai suoi alunni dice: «Siate buoni», e se ne va. Raggiunge Chiaravalle. Si sdraia su un prato coperto di neve. Sola. Piccole cose mi scalpellano. Miserie mi corrodono. Quanto bene vorrei volere e non c'è nessuno. E se qualcuno venisse, ormai è forse troppo tardi. Tutti sono lontani, perduti, in questa notte piena di echi come una caverna. Credo si sia sdraiata così. Però c'era la neve perché era il dicembre del 38. Quante pastiglie avrà preso? Ma almeno 3 grammi. Probabilmente era Luminal, la prima marca di fenobarbital. Quindi tutto comincia con un gran sonno. La pressione del sangue scende. I polmoni cominciano a riempirsi di liquido. Dopo si bloccano anche i reni, insufficienza renale. La temperatura corporea scende sotto i 35 gradi. Broncopolmonite. Io penso da pneumococco. Pare l'abbia ritrovata qui un contadino che ha chiamato l'ambulanza. È morta il 3 dicembre, di sera, a casa sua. Forse la vita è davvero quale la scopri nei giorni giovani. Un soffio eterno che cerca di cielo in cielo chissà che altezza. Ma noi siamo come l'erba dei prati, che sente sopra sé passare il vento, e tutta canta nel vento, e sempre vive nel vento. Eppure non sa così crescere da fermare quel volo supremo, né balzare su dalla terra per annegarsi in lui. Per me la terra è soltanto la zolla che calpesto e l'altra che calpesti tu. Il resto è aria in cui, zattere sciolte, navighiamo a incontrarci. E tu non dire che io perdo il senso e il tempo della mia vita. Se cerco nella sabbia il sole e il pianto dei mondi, se getto nelle cose la mia anima più grande e credo ad immense magie.
poesia ha questo compito sublime: di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell'anima e di placarlo, così come sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare. Roberto, quando... a parte che la musica è così bella di questo film che si potrebbe anche lasciare sotto, chi è che l'ha fatta questa musica? Colonna sonora? Un ex membro degli Stormy Six. Ah, potete. Tommaso Leddi. Allora, mi presento, io sono Leonardo Panetta, giornalista di TGCom 24. Questa sera ho accettato l'invito per il secondo anno consecutivo di Roberto Mordaci, che tra l'altro collabora con noi. Addirittura lui è riuscito a portare la filosofia in un canale televisivo, quindi siamo proprio colpo di ai limiti proprio delle imprese. E un'impresa è stato anche questo film di Marina Spada, a vederlo, perché ne parlavamo anche prima con Marina Spada. Dietro questa apparente leggerezza del film, che mischia linguaggi diversi, no? Le fotografie, il materiale d'epoca, la fiction, alla ripresa documentaristica, diciamo che questo film appunto riesce poi a far passare tutto, come ad amalgamare tutto bene. Però è un film, lo dicevi appunto Marina, è stata un'impresa. Tra l'altro partirei proprio dalla fine, nel senso che a me ha colpito questo, voi vedete questa scena del tram, no? Effettivamente un tram, nel senso, cosa c'è? Quale immagine più banale, no? Nel senso, per un milanese, quella di vedere passare un tram, no? Però Marina, per appunto realizzare questa immagine, mi raccontavi, è molto difficile, perché effettivamente quello che vedete è successo davvero, nel senso che quel tram, al posto delle pubblicità, c'è invece la foto di Antonia Pozzi, la sua poesia. Girato veramente per Milano? Sì, girato con la produttrice di questo film, che qua Renata Tardani, sopra, che dava ordini a tre troupe. Vero macchinista? È stata un'impresa da comando delle Brigate Rosse, non sto scherzando, nel senso che è stato tutto a tavolino con, allora, i punti dove giriamo sono questi, 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 quelli lì, quelli là. Allora, gruppo 1 gira questo, poi si sposta lì, poi fa quello là. Gruppo 2, intanto telefona Renata sul tram che dice stiamo arrivando, anche perché col tram è difficile, perché il tram deve arrivare a un punto dove il binario gli permette di girare e torna in re, cioè non è che, e poi, come dire, non deve inficiare l'andamento dei tram, quelli veri. E poi era molto comica questa cosa del fatto che noi si, cioè almeno lei col tram passava e quelli alle fermate guardavano questo tram passava, non si fermava, e noi appresso con la telecamera. Insomma, è stato abbastanza
E tutto dovevamo girarlo in una mattinata, anche perché i soldi per ottenere il tram di più non c'erano. Quindi è per quello che... cioè quando non hai soldi hai tempo, cioè hai tempo di organizzare, quindi come dire è stato organizzato fino all'ennesima potenza questa roba qua, ed era da vedere, era piuttosto comico, ogni gruppo col telefono che chiamava Renata aveva tre telefoni, ognuno per gruppo, cioè una roba da mar de testa. Ecco, questo diciamo appunto non si spreca nulla in questo film, tra l'altro appunto è evidente questo aspetto anche nella scelta dei materiali, perché... Io è la terza volta che vedo questo film, due negli ultimi giorni, non sono, sì, se lo ammetto, non è una forma di feticismo, l'ho rivisto l'altro giorno, ho chiesto il film a Roberto Mordaci, l'avevo visto all'Oberdan, perché questo è un film che ha una storia, non è un film, diciamo, non parla dell'oggi, non è stato girato negli ultimi anni, ma soprattutto racconta una Milano che è diversa da quella di questi ultimi mesi, cioè adesso sarebbe troppo facile fare un film su Milano, no? Milano che una volta si diceva Milano che cambia, adesso Milano che è cambiata, ma tu hai ripreso Milano invece in una fase diversa, in una fase ancora dove non si sapeva bene dove sarebbe andata a parare, no? Beh sì, assolutamente, poi c'era ancora la mefitica amministrazione precedente, quindi come dire ci dissociamo, non si sapeva cosa sarebbe successo. Ecco, però appunto questo aspetto qua è evidente, perché comunque la Milano che mostri è una Milano appunto ripresa, gli angoli che individui, no? Sono molto molto particolari, e insegna anche a gente che vive a Milano a guardare con un occhio diverso. Mi è piaciuta molto questa soluzione, no? All'inizio, di guardare una Milano un po' dall'alto. E lì appunto è uno dei livelli di narrazione, nel senso che poesia che mi guarda, io non sapevo, e qua c'è Renata che può testimoniare, nel senso che l'ho chiamata dicendo allora chi è Antonia Pozzi? Come chi è Antonia Pozzi? Così cos'ha? Ma perché, come dire, io la conoscevo a mia volta, perché me l'avevano detto anche a me, no? E quindi, come dire, c'era la necessità di fare un film sullo sguardo. Io non sapevo ancora che film facevo, ma sapevo che avevo il titolo, che era Poesia che mi guardi. E ho detto, Renata, il film si chiama Poesia che mi guardi, fa, che bel titolo, di cosa parla non lo so, come lo facciamo, boh, no? E quindi, come dire, questo è stato un titolo programmatico, perché è stato un lavoro sullo sguardo. Quando tu dici l'inquadratura dall'alto, è perché lo sguardo su Milano contemporanea è dall'alto, perché è quello di Maria, che poi alla fine è su questo terrazzo. Lo sguardo dal basso è lo sguardo di ieri, cioè lo sguardo di Antonia. Questa cosa qui è sia narrativa che tecnica, per il semplice fatto che se tu inquadri come dire dal basso verso l'alto, tagli via tutti i segni della contemporaneità, la BMW, il quattro ruote, certo. Team, eccetera eccetera, no? Quindi, come dire, fa due lavori, cioè taglia via la contemporaneità e soprattutto simula lo sguardo di Antonia, che sicuramente si è posata su quei palazzi, perché quei palazzi sono palazzi con cui lei ha avuto a che fare, per cui o sono casa sua o sono palazzi intorno a casa sua, o è l'università, o comunque sono i palazzi delle vie che lei faceva per andare a scuola, cioè da casa sua al Manzoni o da casa sua all'università. E quindi, come dire, il gioco è stato, Antonia guardava, per ovvi motivi, essendo camminante sui marciapiedi, dal basso verso l'alto, ma soprattutto il basso verso l'alto è metaforico dello sguardo verso l'assoluto. Infatti l'ultimo sguardo è, poi che cosa fa, quando poi ho finito di raccontare Milano per dettagli, va dal dettaglio della terrazza verso il cielo, no? Ecco, quindi la difficoltà è che quando tu decidi una roba di linguaggio, poi dopo devi essere coerente fino all'ennesima potenza, se no non torna più, e quella roba lì è la difficoltà. E poi ci sono due momenti in cui c'è il passaggio da oggi a ieri, o da ieri a oggi, per cui Manzoni, lo sguardo dall'alto in basso della contemporaneità, cioè la Milano d'oggi con i ragazzi che entrano a scuola, no? Stacco, siamo dentro. E quindi il passaggio da ieri a oggi succede in panoramica. Per cui io inquadro da una terrazza davanti il palazzo del Manzoni, dove c'è scritto Regio, Liceo Classico Manzoni, che c'era anche allora, e quindi quello è ieri, e poi abbasso e sono nell'oggi, capito? Ci sono questi passaggi di tempo che sono coerentemente tenuti dalla panoramica.
E per cui è tutto piuttosto, come di questo film, è tutto scritto, non c'è niente di... E quindi per essere tutto scritto devi essertelo fatto tornare nella testa in qualche maniera, no? Poi c'è la parte documentaria, ma come dire, costruita, per cui questo film appartiene al genere che viene definito documentario creativo. Per cui è tutto documentato, non c'è nulla di inventato, cioè quella chiesa lì che si vede, è vero che è stata costruita nel 1933, lei ha cominciato ad andare lì in quegli anni, quelle case che sono le case popolari di via Brenta eccetera eccetera esistevano in quel momento lì, quando lei andava in via del 500, casa degli sfrattati, che è esattamente quella che io inquadro. Purtroppo dentro non è rimasto più niente, oggi è di proprietà del comune come allora, ed è un ricovero per coppie anziane. Ma è tutto ricostruito internamente, quindi non si poteva più riprendere niente. Quindi anche lì bisogna stare attenti se vuoi fare un lavoro filologicamente corretto. Ecco, no, tra l'altro appunto c'è anche proprio una tensione all'interno del film, diciamo che parte dalla Milano del centro e finisce poi al quartiere Grattosoglio. Sì. Però prima con Marina... Il tram, esatto, finisce proprio là. E io magari appunto non adotto strumenti filosofici, non rubo, anche perché non sarei in grado il mestiere, a Roberto, ma mi diverte invece anche andare, perché magari mi sento più vicino a loro, magari appassionati più di cinema, magari mi sono divertito vedendo questo film, ne stavamo parlando prima, a trovare anche dei riferimenti, no? Qualcosa me la sono segnata, anche perché questo film, diciamo appunto, dicevi documentario creativo, ma mescola diversi linguaggi. Dal punto di vista cinematografico, prima sono riuscito a centrare ad esempio un riferimento che era Godard, Antonioni, ad esempio mi viene in mente quella frase di Antonioni, appunto, che mi sono riportato un po', no? Noi sappiamo che sotto l'immagine rivelata c'era un'altra più fedele alla realtà, e sotto quest'altra ancora, e di nuovo un'altra sotto quest'ultima, fino alla vera immagine di quella realtà assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai, o forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà. Ecco, che poi... questa considerazione di Antonioni, che viene anche citato in qualche modo nel film anche per queste inquadrature, si ritrova anche proprio nell'unione tra questo linguaggio cinematografico e la poesia, che a sua volta è un modo di scomporre la realtà, o forse di andarla a ricomporla. Questo è un film sulla necessità della poesia oggi, tramite poi la narrazione viene fatta attraverso Antonia Pozzi. Questa cosa è stata possibile perché Antonia Pozzi vibra, secondo me ovviamente, alla stessa velocità della società contemporanea, no? D'Annunzio no, per intenderci. Quindi è un po' quello anche il discorso, da un lato. Dall'altro, e qui voglio dire, chi ha fatto gli studi classici e studia filosofia, insegna filosofia, forse lo può spiegare anche meglio di me, ma già dall'antica Grecia c'è la divisione del ruolo tra poeta e filosofo. Cioè il filosofo è quello che cerca di spiegare la realtà, no? Di dare una motivazione alla vita. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Che famo qua? Il poeta dice quello che è, forse non c'è senso. E quindi il poeta cammina essenzialmente sull'orlo del burrone, no? Cosa che il filosofo si guarda bene dal fare. Perché, cioè, ci sono due ruoli diversi nella società, no? E poi aggiungerei anche che la poesia è una roba che si esprime per immagini. E in questo, secondo me, è molto vicino al cinema, cioè molto più vicino al cinema la poesia che non il romanzo, secondo me. E qui, no? Torniamo anche a quello che dicevamo all'inizio con Roberto, no? La narrazione, il film... Ma soprattutto, è cinema solo se narri o esiste il cinema anche antinarrativo? Oppure è un cinema che narra in, come dire, nel testo una cosa ma in sottotesto altro, che poi, come dire, è ciò che fa, come dire, all'ennesima potenza Godard, no? Quando tu vedi un film come Due o tre cose che so di lei chi? Marina Vladino, no, di lei La società dei consumi, no? E quindi vai nel sottotesto su questo.
Sì, anche perché poi appunto, poi magari sono stati altri, ad esempio, si è appropriato di un certo approccio alle immagini, il videoclip magari, no? Negli anni a venire, e magari il cinema ha rinunciato magari a usare, no? Anche nella narrazione, nel senso che magari sono arrivati anche altri media, no? Nel senso, in questo momento. E poi c'è un aspetto molto forte in questo film, che sono sia le fotografie di Antonia Pozzi, tanto aggiungo anche un aspetto, la fotografia del film. Marina ha collaborato, no, con Gabriele Basili, con non su questo film, non su questo Madonna. Film, però su altri. E diciamo, se c'è un artista, chiamiamolo appunto un artista, che ha insegnato anche a guardare la realtà nel suo farsi, è proprio Gabriele Basilico con le sue fotografie, ma soprattutto a guardare Milano. Esatto, cioè quello che ha sempre detto Gabriele Basilico è: Milano è la palestra del mio sguardo. Dopodiché è andato in giro per il mondo a fare ritratti di città con gli allenamenti fatti al suo sguardo a Milano, però quindi sì, sicuramente io devo molto a Gabriele, insomma, vabbè, come persona innanzitutto, perché è stato un mio amico e mi ha fatto il grande onore di collaborare, dividere parte del suo tempo spesso e volentieri con me. Ma seconda cosa, perché, come dire, ha dato a Milano una dignità che prima non aveva, secondo me, no? Gabriele Basilico ha ritratto Milano come dire togliendoli quell'aurea di volgarità che è sempre stata data a Milano, cioè la città dei soldi, la città della cocaina, la città dei modelli, la città di chi, cioè, no, come se Milano fosse un grande un lungo corso come dove tutti pattinano sulla cocaina, no, ecco. Quindi Gabriele ha, come dire, gli ha dato una dignità, no? Sì, anche perché appunto prima Roberto citava La grande bellezza, verrebbe da dire: è troppo facile girare un bel film a Roma, no? Nel senso, Milano invece educa lo sguardo. Infatti, a proposito di Antonioni, ne parlavamo prima, parlavi di Cronaca di un amore, che è un film girato a Milano, l'altro, se non sbaglio, era La notte, no? Sempre a Milano. Sempre di Antonioni, certo. Esatto. Poi c'è un altro film, ad esempio, che in qualche modo si sente all'interno della tua opera, non solo in questo film, che è Il posto di Ermanno Olmi, che è un altro film che racconta Milano. Mi ricordo quella scena dello scavo di San Babila, no? Quello è un documento, a proposito di quello che diceva Roberto prima. Infatti, cioè, che cos'è oggi come oggi un documentario, no? Che cos'è oggi come oggi il genere del documentario, ma soprattutto se il cinema della realtà è cinema o documentario. Oramai questa divisione è abbastanza labile, nel senso che se tu parli della realtà non puoi parlare del secondo me. Cioè, questa è un'esperienza che io ho fatto sul mio film Come l'ombra, ma è un'esperienza che ho fatto anche qua, cioè gli H5N1 esistono, non è una mia invenzione, esistono, e non sono loro peraltro. Sono tre figlioli che all'epoca dovevano laurearsi, e questo, voglio dire, vorrei sottolinearlo, perché per tutti quelli che dicono che i ragazzi venderebbero la madre per andare in televisione, i tre degli H5N1 pochi giorni prima di girare hanno detto: guarda Marina, io, sai, non volevo, cioè io loro faranno il film, non sapevano come dirmi, a un certo punto me l'hanno detto: noi non facciamo il tuo film, perché siamo poeti anonimi, quindi che cavolo è. Seconda cosa, perché se no ci tolgono la borsa di studio, dovremmo finire gli esami e dare la tesi. Se li stimavo prima, dopo ancora di più. Quindi allora qui c'è stato è scattata l'operazione aiuto, dobbiamo trovare gli attori a questo punto. Ma come li cerchiamo? Li cerchiamo fra persone che non hanno mai fatto un film. Perché? Per rendere quell'imbarazzo di quello che è vero. E cosa dicono? Quelle cose lì io non me le sono inventate, semmai ho fatto un'operazione di sintesi, perché io sono andata avanti e indietro Milano-Pavia per un tot di mesi a parlare con loro, a fargli leggere le poesie della Pozzi, sentire quello che dicevano, bla bla, e quello che loro dicono è in sintesi la loro posizione. Quindi è un documentario o è una fiction? Un'altra esperienza è quella che ho avuto sul mio secondo film, un lungometraggio che si chiama Come l'ombra, in cui c'è una che va a scuola di russo e poi c'è anche una donna ucraina che arriva in Italia. Io ho seguito le lezioni di russo per 6 mesi, perché cosa gli faccio dire a quello lì del maestro che fa le lezioni di russo? Mi spiego?
Allora, se poi tra l'altro è stata una bellissima esperienza, perché non me ne fregava niente di fare i compiti né di imparare il russo, quindi, come dire, ludico. Andavo a scuola bella contenta, pigliavo appunti su delle cose che secondo me erano belle, che lui diceva, che potevano diventare metaforiche per quello che stavo dicendo nel film in quel momento lì. Per cui quello che delle battute meravigliose, fra virgolette, che può aver fatto, il mio merito non c'è, il mio merito è aver capito che quella era la battuta giusta in quella situazione lì, no? Per esempio, a un certo punto c'è questa lezione di russo a giugno nel film, e deve dare la scansione del tempo. Non è che tu gli fai dire ciao ragazzi, è giugno, no? Ecco. Allora, a un certo punto, io ero ancora a scuola, mentre era giugno, faceva un caldo della Madonna. E questo insegnante a un certo punto ha guardato gli allievi, me in fondo, e ha detto: è strano, studiare russo con questo caldo. E ho detto: cazzo, geniale, no? Piuttosto che la parola sciopero deriva da Gorky, che ha come dire soggiornato in Italia, cioè ha raccontato tutte delle cose. Allora tu che cos'hai? Hai 100 informazioni che ti vengono date e tu devi scegliere le 5 che sono pertinenti a quella situazione lì. Ma le ha dette lui, mi spiego? Certo. Ecco, è documentario o è fiction? Sicuramente io quelle cose lì non le avrei scritte se non fossi andata. Come parla una donna ucraina? Di che cosa parla? Che cosa dice del suo paese? Secondo me una donna ucraina dice cosa? Cioè, devi sentire lei, no? Quello che dice, perché il secondo me non esiste. Cos'è secondo me? Questo è classico italiano, perché noi cresciamo con una famiglia che ci adora e qualsiasi cagata diciamo che bravo, un genio, e noi ci abituiamo a dire le nostre stupidate su qualsiasi cosa passa per il semplice fatto che esistiamo. Nel resto del mondo, se non sei una roba, stai zitto. Quindi secondo me non esiste. No, molto interessante questo aspetto, anche perché poi credo che magari anche chi appunto oggi stasera è qui, magari qualcuno ogni tanto la tentazione di girare un film, di fare qualcosa, magari l'ha avuta, no? Magari non sarebbe qua, oppure siamo qua tutti come registi frustrati e quindi ti stiamo invidiando tantissimo. Ma no? Guarda, non c'è siamo niente qua da invidiare. No, Marina, quanti soldi hai in banca? 200 euro. Si fanno tanti soldi a fare il tuo lavoro. Non diciamo stronzate, ma io vorrei anche guadagnare tanti soldi, non fare questo lavoro, ma soprattutto in questo paese. Forse neanche il filosofo, però la storia e filosofia. Infatti io insegno, non lo so, Roberto. Io insegno cinema, i filosofi insegnano filosofia, perché questo non è certo un paese che remunera, vabbè, ma qui bla bla bla, lo sappiamo, fa niente. Quindi, no, però è interessante. No, ti spiego perché sono arrivato fin qua. Sai perché? Perché c'è un passaggio nel film dove, e che poi magari bisogna dirla anche questa cosa, Antonia Pozzi, che appunto era di famiglia benestante, però lei non riuscì mai a vivere fino in fondo lo status della sua... No, aveva un grande senso di colpa su questa cosa del denaro, lei. Aveva un grande senso di colpa, ma perché non condivideva la vita della sua famiglia, ma soprattutto il padre, io credo. Ma anche perché cioè lei doveva sempre mettersi in scena, no? Cioè doveva andare in scena, Jean-Philippe Borghese, no? Sì, sì. Quando lei poi dice, però era anche romantica, no? Nella misura in cui dice quello che vorrei avere, due panni da mettermi, uno su, come si dice, una addosso e l'altra nel fosso, si dice in pavese, perché lei poi era di famiglia, che vuol dire uno addosso e l'altro nel fosso perché lo sto lavando, no? Quindi... non gli corrispondeva quel mondo lì, ma non riuscì nemmeno a, diciamo, a vivere il successo della sua poesia nella lei vita. Non ha mai avuto successo, perché raccontiamolo, il padre addirittura trovò le sue poesie dopo che era morta e, se non sbaglio, provò anche a cambiare un po' il senso di quegli scritti. Il padre censurò in parte le poesie, c'è chi dice per proteggerla, secondo me perché era anche un po' un maniaco ossessivo con crisi di onnipotenza e quindi pensava di sapere lui il bene e quindi la parola giusta, e questa è stata anche poi anche da vivo una grande oppressione su questa figlia, peraltro forse che era figlia unica peraltro.
È anche interessante perché, così come era un atto di coraggio appunto vivere la poesia sotto il fascismo in quegli anni là, in realtà non è che molti anni dopo tu appunto hai preso questi ragazzi che fanno poesia di strada. È un atto, magari ci sono meno vincoli nella società, però è un atto comunque altrettanto eversivo, perché appunto in una società che magari ha perso un determinato linguaggio, io ogni tanto mi è capitato di vedere le loro poesie per strada, sì. Poi ce ne sono state tante. E poi hanno aperto un file. Esatto, cioè, ci sono tantissimi emuli, sì, guardate, sì. Quando andate in giro, ci sono poesie attaccate. Il ponte sopra Porta Genova che è sempre pieno di loro poesie. Che anche questo, perché irrompe nello sguardo quotidiano, banale, banalizzante, così, la poesia. Ma secondo me è anche perché la poesia non ha prezzo, nel senso che non ha mercato. E quindi vedi che e torniamo... quindi sei libero. Certo. E infatti questo, diciamo, chiudi il cerchio dando questo passaggio di testimone, nel senso che poi anche questi ragazzi di oggi magari sono diventati celebri, ma scelgono appunto di restare nell'ombra e non rinunciano al ruolo della poesia. Sì, guarda, questo film è andato a Venezia come evento speciale del Giornata degli Autori e loro tre sono venuti e non ho potuto presentarli, ho detto. E poi qua nel pubblico ci sono gli H5N1 anonimi, quindi no, non hanno assolutamente voluto, cioè al loro posto sarebbero buttati chissà dove, no? Certo. Comunque uno adesso sta in Africa a fare il medico, l'altro sta a fare il ricercatore in America, medico, e l'altra ha una piccola casa editrice, credo che abbia appena avuto un figlio, quindi è, cioè, gente di un certo tipo. Tra l'altro è molto interessante in questo senso quando loro vanno a ricostruire, in un film così pieno di poesia, si ricostruiscono gli ultimi momenti di vita di Antonia Pozzi, sì. E lo ricostruiscono da medici, nel senso quando dicono... Sì. Effettivamente, ma non sono due medici. Quello è molto interessante, è perché poi si riuniscono appunto i livelli, cioè la capacità di comprendere quello che stava accadendo in un momento che appunto quello della fine. E infatti poi c'è stato anche questa cosa, un alto livello narrativo, è il link fra poesia e medicina, no? Che non è proprio una passeggiata. Quindi aspetta, questo è il sesto, il settimo, perché diciamo sì, ci sono otto livelli. Beh, sono perso ci sono un attimo. Anche tutte, c'è anche poi tutto l'altro suo sguardo, quello vero, che sono le fotografie, che è un alto livello narrativo, no? Che, tra l'altro appunto quelle fotografie come scegliate, che sono bellissime. Quelle fotografie adesso sono stata fatta una donazione all'Università dell'Insubria, cioè l'Università di Varese, che raccoglie tra l'altro il materiale della scuola di Milano tramite il loro docente, che è Minazzi, che si è laureato, se non mi sbaglio, con Paci a Milano, e quindi sta raccogliendo e fa un po' da perno di diffusione della scuola di Milano. Infatti ci sarà un convegno qui a giorni in cui per esempio anche Minazzi interverrà. E è stato tutto donato lì, tra l'altro l'anno scorso, gli album con tutte le foto, e le foto arrivano da lì, insomma. Sì, che poi danno anche, a proposito di dimensione narrativa del film, in realtà riescono a creare uno snodo sempre, no? A proposito dell'evolversi della narrazione che poi dicevamo prima. Queste fotografie ogni tanto ci riescono a aprire degli sprazzi, no? Proprio. Sì, sì, perché guarda, quando tu fai un film così, oppure un documentario, il punto centrale è che cosa narro, no? Cioè, non so, prendi Napoleone. Devi fare un documentario su Napoleone, posto che a qualcuno interessi, a me no. Ma sto leggendo un libro in questo periodo, quindi va bene. Mi è beccato. Stai leggendo la sua biografia? Sto leggendo un libro sulla sua vita. Bene, e... allora, se tu dovessi decidere cinque temi per narrare la vita di Napoleone, quali scegli? Magari non sono gli stessi che scelgo io, attenzione. Allora, della Pozzi, che cinque temi scelgo? Poi cinque, potevano essere quattro, tre, nello specifico poi si è capito che erano cinque. Cioè narro la Pozzi con che, diciamo, con che temi di fondo, con che argomenti, cioè gli ingredienti che tu scegli, no? Cioè la tua vita si può raccontare o sulla tua infanzia, o narrando di tua madre, o narrando della tua relazione col telefonino, mi spiego, o della tua situazione con la... cioè. E quindi uno dei primi step è stato: raccontiamo la Pozzi come? Cioè scegliendo di dire cosa di lei, anche perché insomma un libro, è vero che non puoi scrivere un libro di 1000 pagine, oppure sì, se trovi l'editore e magari, però un film ha quella durata lì, quindi lì devi decidere che cosa può stare in quella durata lì, no?
Abbiamo presente Lincoln di Spielberg. Cosa racconta di Lincoln? Decide di raccontare il discorso, quel discorso lì che ha fatto in dove l'ha fatto? Vicino a Charleston. Sì, è vicino a Charleston, è in come si chiama lo stato? Stato anno scorso, non mi ricordo più. Vabbè, quello lì. No? Decide di raccontare quella roba lì. Potevi raccontare la sua infanzia, potevi raccontare come mai lui, qual è il dato biografico per cui lui diventa antirazzista. Che ne so, mi spiego. Certo. Quindi è questo già la prima cosa da mettere a fuoco, no? Ecco, appunto, io poi sto facendo tutte queste domande, non, spero che non sia solo una curiosità mia, nel senso che poi nel senso che cioè, è bello anche interrogarsi proprio su come viene fatto un film, proprio per anche dare magari anche a chi ci sta ascoltando gli strumenti per capire. Cioè, bisogna farsi delle domande e selezionare, proprio come se fosse appunto la teoria filosofica, non si può decidere di o meglio, magari si cerca di spiegare il tutto, però dandosi delle linee guida, no? Nel senso, ritagliando, come tra l'altro quando si monta un film, no? Ma quando anche si fa un'inquadratura, che cosa decidi di lasciare fuori dall'inquadratura? Perché uno parla sempre di quello che mette nell'inquadratura. Aspetta un attimo, che cosa decidi di lasciare fuori dall'inquadratura, no? Perché per esempio io spesso e volentieri ho fatto la scelta fino ad adesso di raccontare molto nel fuoricampo, no? È un modo di usare il linguaggio anche quello, quindi sì, che cosa racconti in quel film, ma che cosa racconti e decidi di metterne o non mettere nell'inquadratura, no? Che è anche la cosa di Milano, cioè cosa decido di mettere dentro, no? Quando per esempio Milano in questo film diventa metaforica, come in tutti i miei film, no? Quando in Piazza Duomo io riprendo lo schermo con le meduse, e guardate che non è stata una botta di fortuna, perché io ho aspettato che questa roba si replicasse fino a quando era ora azione PPP, arrivi lì e c'è quella roba lì, quindi è diventa metaforica, no, questa roba qua messa in un altro film prende un altro suono, come dire, rumore semantico, anche perché, come voi mi insegnate, spesso e volentieri la significanza viene data dalla collocazione delle immagini più che dall'immagine in sé. Cioè, questa immagine vicino a questa immagine vicino a questa immagine danno questa roba qua. Se però le ribalto, ne danno un'altra, oppure prendo quella lì e la metto là ed è un'altra roba ancora, no? Quindi devi capire molto bene cosa vai a riprendere, perché devo anche dire che non è secondario a questo ragionamento la fase del montaggio, però è anche vero che per montare devi avere le immagini, mi spiego, se no che monti, quindi. Sì, anche perché appunto poi quando si va a fare un film, nel senso, a volte la fase del montaggio è c'è cioè, sì, la fase della regia, però è poi è di riscrittura, no? Assolutamente, non a caso il montatore. E gli anglosassoni e gli americani lo chiamano l'editor. Anzi, in America tante volte il regista non entra. Esatto, il regista non entra nemmeno delle volte in certe produzioni. Guarda, no, in quasi tutte, pochissimi hanno diritto al final cut. Spesso è il produttore, cioè proprio fa firmare. Cioè, prendi i tuoi 3 milioni di dollari e vai a costruire piscina. Cioè. Non certo, ricordiamo anche, non so, il caso di Orson Welles con Gli Orgogli degli Amberson, Orson Welles, no? che venne, aveva fatto il film più importante della storia, gli avevano detto: senti, il montaggio non lo fai tu. Però appunto questo è molto molto interessante, perché appunto la vita del regista è una vita di scelte, no? Una scelta continua. E tra l'altro volevo anche sottolineare un aspetto: paradossalmente in un film così pieno di poesia, una delle frasi che mi ha colpito di più non è una frase di Antonia Pozzi, ma una frase che dice la protagonista quando racconta Antonia Pozzi, dicendo: cercando di fermare quel tempo di cui aveva già nostalgia. È la nostalgia proprio del farsi, che poi va a riunire un po' la poesia al cinema, no? Vediamo un'immagine, abbiamo già in qualche modo una tensione rispetto a questa immagine, di volerla fermare, no? Con le inquadrature, come hai fatto tu. Non ho capito la domanda, no? Però mi viene da rispondere una cosa. Innanzitutto che di Antonia Pozzi ha scritto moltissimo un medico che si chiama Borgna. Ha scritto tipo 4-5 libri pubblicati da Feltrinelli, bellissimi, sulla relazione fra artista e disagio mentale. La Pozzi è uno dei più citati, o Pavese, sono tra i più citati.
quello che, di cui parla lui rispetto alla Pozzi è la nostalgia adolescenziale della morte, che in qualche maniera sta dietro, a livello, diciamo, come posso dirti, di analisi da psichiatra, perché è uno psichiatra, Borgna, che ha fatto il direttore del manicomio di Novara per più di 40 anni ed è stato uno dei pochi che ha cominciato a provare l'arte terapia, quello lì, quello là, quindi ha studiato molto su questo. Lui parla proprio di nostalgia della morte di tipo adolescenziale che in gioventù lei, Pavese, eccetera, non hanno superato. Quindi la nostalgia in quel senso, di fondo. Poi la nostalgia del, cioè lei avendo questa cosa qua, lei e tutti quelli così, avendo questo, diciamo, timbro mentale, poi viene vissuto il presente come già passato, e quindi una perdita continua, no? È qualche cosa che ti scappa e che tu hai già perso, cioè non sei mai volto verso il futuro ma verso il presente che diventa passato, ecco, quindi è quella roba lì. Allora, appunto, visto che abbiamo toccato questo tema, ritorniamo al presente, al futuro. Tu che altri progetti hai adesso? Su cosa stai lavorando, se ce lo puoi dire? Beh, se tutto va bene, dovrei girare questa primavera e quest'estate un documentario alla Pozzi, per intenderci, che ormai è diventato un topos. Ma una roba come la Pozzi, su Piero Chiara. Perché il 2016 ricorre il trentennale della sua morte. Per chi non sa chi è Piero Chiara è morto nell'86 dopo aver venduto 5 milioni di copie dei suoi libri. Grandissimo fenomeno letterario e anche antropologico in qualche modo. Lui andava, come dire, in televisione come ospite di Raffaella Carrà al sabato sera. Ma commentava il Giro d'Italia, no? Cioè, poi sono, vabbè, La stanza del vescovo, tantissimi film sono stati. Ha scritto anche molto per la televisione, gli sceneggiati, che ne so, Il giovedì della signora Giulia, e ha scritto una grande biografia importante su Casanova, una su D'Annunzio, ne stava scrivendo una su Mussolini, dicendo che ha scritto la biografia su D'Annunzio perché gli stava antipatico e forse gli era ancora più antipatico Mussolini, e quindi avrebbe fatto la biografia. E poi, niente, sempre con Renata stiamo ragionando oramai da qualche mese su una roba sulla Prima Guerra Mondiale. Giusto stamattina stavamo discutendo, ma secondo me, secondo te, e non è una roba facile, perché sulla Prima Guerra Mondiale è stato detto tutto. Io è da ottobre che non faccio altro che leggere quella roba lì e sto cercando di chiarirmi le idee, ecco. E poi spero di poter avere un'idea intelligente per fare un prossimo film, però se non ce l'ho fa niente, nel senso che mi danno, ma come dire, io per quella che è la mia vita e la mia strada e il mio percorso, credo che o faccio un film in cui credo o non lo faccio, perché tanto, come dire, economicamente non è che lo faccio per quel motivo lì, ecco. E quindi, come dire, se non quindi hai i soldi hai il tempo. Non dirigerai tu il prossimo film di Zalone, questo possiamo dirlo? Ma sai, io non lo vado a vedere, ma perché mi fa tutta una grande pena. Io mi metterei a piangere, mi fa tutta una grande pena. Zalone, chi vede Zalone, Franceschini che parla di Zalone, che devo dire? È come se stiamo a parlare di prosciutto cotto dal salumiere. Quando avete finito ditemelo che ordino un etto anch'io, vado a casa, cioè, capisci? Non... Però presa di posizione molto, però ti, nel senso, Roberto, davvero possiamo... mi metterei a piangere, mi fanno una tristezza spaventosa, ma proprio, cioè, io posso adesso uscire, stare scossa, andare a casa a piedi e piangere. Già con Antonia Pozzi, diciamo, perché è una roba di una tristezza che è più triste di Antonia Pozzi, sta roba qua. Va bene. Io non posso perdere l'occasione, perché il film è troppo bello, Marina è troppo intelligente e brava per non essere stuzzicata su questo, sotto questo profilo. Domanda banale è
quanta filosofia e quale filosofia c'è nel film, ma soprattutto perché sono tanti livelli anche lì, no? Nella poesia di Antonio Pozzi, nella sua vita e nella tua lettura di quella vita, perché lì i piani interessanti per me, che mi hanno colpito subito, sono stati quelli proprio della lettura, cioè Antonia Milano il tempo. Secondo me questo è un film che è dichiaratamente un film sullo sguardo, ma è un film sul tempo, sì, no? Cioè quell'inquadratura di cui parlavi del liceo Manzoni è la cosa che mi ha colpito di più in assoluto, perché cioè, ecco, ok, cioè è di oggi, ma lei adesso ci sta raccontando gli anni 30, manco per niente. No, e cioè, devi anche sapere che con Renata siamo andati a chiedere, e noi, cioè siccome Milano è stata bombardata, come noi ben sappiamo, e i responsabili degli istituti scolastici è la provincia, o meglio era la provincia, la provincia ha ricostruito parte del Manzoni e noi abbiamo girato nell'ala che non è stata bombardata, cioè quella che esisteva in quell'epoca, cioè hai capito, non a filologico. Caso è filologico. No, quindi questo perché ovviamente io ho delle possibili interpretazioni sia del, diciamo, del messaggio di quel che pulsa nelle, fortissimo nelle poesie di Antonio Pozzi, sia di quello che appunto tu ci stai cercando di dirci attraverso la sua voce. Però non mi prendo la parola, non te la tolgo in questo senso, così poi mi chiudo e ti lascio parlare. L'altra cosa è quel rapporto con Banfi, Enzo Paci, Dino Formaggio, eccetera eccetera, non, come dire, lei sembra scivolare in questo gruppo appunto come poetessa, ma in realtà riconosciuta come intellettuale, non come poetessa. Sì. È lei che guarda loro in qualche modo, sì, anche, no? Quindi ho l'impressione che... E loro che non riconoscono loro lei, non sanno che bestia sia. Sì, e infatti, diciamo, io un enigma un pochino sulla morte ce l'ho. Cioè? Nel senso che, cioè, posso capire poeticamente, no? Da cosa venga fuori quel gesto. Dopodiché, cos'era... la nostalgia della morte di cui Eugenio Borgna, o la mancanza di riconoscimento, non riconoscimento come poetessa ovviamente, no? come persona. Quindi, cioè, ma lei, il suo non riconoscimento come persona credo che parta in famiglia dal padre, il quale era di un narcisismo e di un egotismo spaventoso, cioè uno che si permette di correggere poesie di sua figlia quando ne merito pirla, secondo me c'ha due o tre problemi di protagonismo, no? Uno. Due, c'è un passaggio del suo testamento. Lei muore lasciando sto foglietto nella borsetta, in cui c'è anche un biglietto per Sereni, che era il suo miglior amico. Spariscono queste cose perché arriva la polizia o prossimo casino, e queste robe qua spariscono. Il padre che le legge le ricostruisce, ci avrà anche messo del suo, però c'è una frase che lui non avrebbe mai potuto dire in quanto fascista dichiarato. Lui era un dottore commercialista e curava le relazioni economiche per il governo con determinate aziende a Londra, ed è per quello che poi la figlia, quando si innamora del professore, viene spedita a Londra, perché c'erano queste relazioni qua. E dice, e non è più o meno, e non è estraneo a questo gesto l'oppressione che si esercita sulle nostre gioventù sfiorite, cioè erano gli anni 30, e attenzione, cioè quello che questa gente aveva davanti era la guerra. In più, con lo shock, dopo, al dodicesimo libro sulla prima guerra mondiale, di quello che era successo vent'anni prima, che è stata una roba sconvolgente, la storia della prima guerra mondiale, per cui tutti erano in paranoissima, no? Cioè, voglio dire, Hitler stava per occupare i Sudeti e via di questo passo, cioè cosa ci avevi davanti? E una cosa che non viene né studiata né citata più di tanto è che non è che il suo è stato l'unico suicidio, attenzione, cioè ce ne sono stati un tot di suicidi, ma non solo, come dire, nell'ambiente banfiano, perché Maria Corti
dichiara che sono venuto fuori, un delirio di proporzioni epocali, che l'ambiente banfiano era suicidale in qualche maniera, no? Ecco, al di là dell'ambiente banfiano, i suicidi fioccavano, cioè, no? Chi riusciva a scappare, cioè noi, no? Ad esempio, io una cosa adesso vi farò anche ridere, ma non c'è un cazzo da ridere, nel senso che io insegno alla scuola del cinema e insegno anche recitazione cinematografica agli allievi della Paolo Grassi. Allora, quest'anno abbiamo avuto la classe dei sensibiloni, detti sensibiloni, perché, no? Cioè, allora qui la quarta parete, Stanislavski, Strasberg, tu sostituisci, fai la sostituzione, e giù a piangere, no? Allora aspetti che finiscano di piangere, su, non fare così, vuoi un caffè, un po' d'acqua, dai, vabbè, ok, e ripiangono, cazzo, no? E ne hai 18 in fila che piangono, alla fine ho sclerato ululando. I vostri nonni venivano torturati dai nazisti e cioè si davano un contegno, eh? Ecco, allora c'è un po' anche questa roba qua, quindi, come dire, davvero avevano davanti una situazione terrificante. Questa, diciamo che è un'apertura a lato per farvi ridere, ma non c'è un cazzo da ridere, nel senso che, cioè, avere 20 anni nel 1915 o avere 20 anni nel 1938, cioè meglio andare in Papuasia, credo, però all'epoca non si usava e non c'era EasyJet, no? Quindi lì c'eri e lì rimanevi. Ecco, quindi, come la questione dire, del futuro non è estranea al suicidio della Pozzi anche questa roba qua, per arrivare al punto, eh. Perché poi, no, io apro questo, dicevo un film sul tempo, perché lì è un la cosa che stai dicendo è quello che un po' mi era passato per la testa, cioè è la chiusura del tempo, no? Cioè quello che hai davanti, certo, è qualcosa che non, giusto, ha spazio, non è la ha futuro, chiusura del è, tempo, hai ragione, è esattamente lì, quello che qualche analogia, giusto, col tempo presente ce l'ha, ahimè, se stiamo a credere a certe cose o a seguire certe idee. E però, appunto, è quello che poi vedo io nella poesia della Pozzi, nelle sue parole, questa vita che pulsa nelle vene, per troppa vita che ho nelle vene. Con il sangue. Nel sangue, scusami. No, no, solo due volte. No, io no, ho una è memoria diverso. A breve, terribile. E poi non so imparare le poesie, ma per troppa vita che ho nel sangue. È l'antidannunzianesimo. Cioè, il contrario della decadenza. Infatti, no? D'Annunzio. Cioè, vuol dire. La potenza di questa vitalità e desiderio di vivere, di esprimersi, il bisogno di dire certe cose, bloccato dalla chiusura del futuro. Assolutamente sì. E questo, però negli anni 30, come dire, era abbastanza, come dire, giustificato. In più, invece, rispetto alla poesia e rispetto all'ambiente banfiano, si vorrei anche dire che la poesia non era ben vista, per il semplice fatto che veniva considerato il genere letterario adatto a parlare la crisi, a raccontare la crisi di che? La crisi della modernità, la crisi della storia, essenzialmente, no? Perché se tu hai una storia, la storia che si sviluppa e ha un futuro continuo verso il miglioramento, questo detto proprio in soldoni, ma è la chiusura della storia. Non c'è più possibilità di redenzione, mi spiego? Cioè è anti-manzoniano, diciamo, ecco. E quindi questo sicuramente ha avuto un influsso devastante, e in più era una donna, e quello che stavo appunto dicendo è che il genere letterario adatto a raccontare la crisi per Banfi, e quindi banfiani, era un romanzo storico e non la poesia. Anzi, la poesia, oddio, perché la poesia era, come dire, l'esternazione del sé, l'esternazione della soggettività, e il romanzo storico no. E quindi c'era anche questa, come dire, questa ferita, no? Cioè questa, e più era una donna, insomma, con un padre assolutamente sciovinista, se così si può dire. Quadretto non facile, insomma, non era facilissimo. E in più, cosa succede? Altra cosa, che cresce in una società in cui se una donna non si riproduce è una poveraccia, e lei desiderava fortemente questo figlio, insomma, che non ha avuto. Io so solo una cosa, che
molte del suo livello sociale andavano a Parigi a darla in giro. Lei è rimasta qua a piangere, insomma. E questa è una roba che a me mi ha fatto incazzare in una maniera che non hai un'idea. Io ho dovuto fare la pace con questa donna per fare per fare il film, perché ero imbufalita, cioè ero veramente imbufalita che si fosse suicidata, anche perché sicuramente sarebbe diventata una docente della statale piuttosto che una fotografa. Poi a un certo punto mi era venuto il trip che avrebbe fatto la regista, perché lei, pensate che aveva visto, c'è nei suoi diari che lei aveva visto un lavoro fatto da cinema per i Goof, no? Di Monicelli, perché Monicello era un cugino dei Mondadori, perché Mondadori era uno dei Banfiani, suo compagno. E c'è una pagina di Ari che racconta questa roba qua. Infatti io questo film l'ho dato a Monicelli da vedere e gli era anche molto piaciuto, gliel'ho dato quando siamo andati a Venezia, insomma, e lui era lì. E così, insomma, quindi non so se è un film filosofico, io sicuramente non sono un filosofo, quindi no. No, no, ma capisci che qua appunto il filosofo ci vede il senso, allora ci vede nella Pozzi molto, molto brevemente il senso di una vitalità che cerca forme espansive che gli si chiudono davanti. Assolutamente, no? Quindi celebra sì. Il mazzo di fiori vicino utile. Eh sì, perché contrappone, no? La, come dire, natività continua, naturale alla sua improduttività. Sì. Quelli sì. Fanno i figli e io no, però. Quindi questo è un tema che, per citare una filosofa donna, Hannah Arendt, è un tema cruciale in tutta, certo, la filosofia del Novecento, certo. Tanto per fare una cosa. Certo. Seconda cosa, ci vedevo quel modo di guardare tuo su questa poesia, su questo tempo, su questa città, che si interroga sulla potenza che questa città esprime, ha espresso attraverso tutto il Novecento con figure come questa, e che si è incarnata in palazzi che hanno una tradizione, eccetera eccetera, e che nel momento in cui stai filmando lì è una città abbastanza bloccata, mi pare. Adesso non, qui sì, vado sì, un po', vuota, no? Sì, sì. E lo abbiamo detto prima, no? La città di Milano che cambia, forse cambierà, non si sa, nel sì, 2008 non si sapeva ancora niente, ecco, no? Adesso forse è cambiata, no? Beh sì, però sì. Questo è film storico, c'è della roba nuova da inquadrare, sì. E da cui è inquadrato. E da qui inquadrare, assolutamente, stai scherzando, cioè ci sono dei punti di vista nuovi, assolutamente sono d'accordo, non vedo l'ora, figurati, infatti sì. Anche Piero il film su Piero Chiara che dovrò fare al mare, devo inventarmi qualcosa da fare a Milano da qualche parte. Io ho sempre cercato, cioè uno dei miei sport negli ultimi anni era far la posta ai portinai quando vedevo qualche balcone, scusi lei abita qui, no, ma chi è l'amministratore adesso, almeno c'è scritto il nome, prima no, quindi era tutta una roba. Ecco, devo dire che Renata, che è qua tra l'altro, ha chiesto all'amministratore della casa della Pozzi di farci riprendere, non ci hanno fatto riprendere perché forse eravamo dei ladri che, sapete, questo è Milano, tutti ti vogliono portare via qualcosa, lo zerbino, non lo so. E quindi così. Volevo dire ancora qualcosa su Banfi, ma non viene più. Dillo. Niente. Sì, no, ma non mi ricordo. Ah. Allora, forse senza togliere niente, Leonardo, forse una domanda la possiamo prendere dal pubblico. Ma prego. Anche se guardo Ferruccio. Ah, ecco, ecco cosa volevo dire. Che io devo dire che poi, però, la cosa più difficile per me di questo film è stato trovare le immagini alle poesie. Perché il bambino finto, e il mio, cosa fai, metti in bambino? C'erano delle immagini nel suo girato di alcuni, lei faceva le foto ai bambini e ha ripreso anche dei bambini, c'era questo bambino meraviglioso col mutandino davanti al lago, col cappellino che sventolava il cappellino a un traghettino che passava, e poi si metteva anche a piangere, quindi bello, mio bambino finto, metti questo, rallenti. Eh no. Eh no, e questa no. Renata, cosa ne pensi? Mettiamo una bella porta chiusa, cosa dici? Una bella porta chiusa di legno, un battente e lei. E chi è? La mano che batte, chi è? Cioè, capito? Tutto così. Ricordi questo passaggio della porta di legno, cioè una roba, Fino a quando è venuta questa idea, tra l'altro non a me, ma a una delle due persone con cui ho scritto, che però l'ha messa da una parte, invece io l'ho spostata dall'altra, questa roba qua del bacino vuoto. Perché per lei,
per lei il bacino vuoto, cioè, era, come dire, una vuotezza interiore, non era una vuotezza esteriore, no, questa roba qua. Questa è stata la cosa veramente difficile, veramente difficile. No, ma se c'è una cosa che ho ammirato, lasciatelo dire, è proprio il modo in cui hai unito le parole e le immagini, perché mai didascalico. No. Usando le sue immagini, le dici, sue foto, già le tue, cose, non puoi far vedere ciò di cui, nei documentari non si fa vedere la cosa di cui parli, devi andare in metafora e non è facile. Ma non è solo metafora lì, perché a volte è proprio l'immagine pura, la parola parla per conto suo, sì. È l'evocazione. Sì, certo, l'evocazione. L'evocazione ragione. Non è una metafora. Hai ragione. La metafora passa da un significato. Hai ragione, hai ragione. Siamo d'accordo. Hai ragione. Quanto tempo abbiamo? Zero. Chi vuole fare domande? Ce ne prendiamo non più di tre. Ci stai? Ma sì, ma io anche quello che volevo. Il registro si è fermato da qualche parte. Fatelo venire avanti, perché dovete con firmare la domanda. O indietro. Portate avanti il registro e la domanda. Però intanto la domanda. Prego. Mi sembra che quello che nel film è proposto come lo sfondo di vita della Pozzi, cioè il quartiere di casa sua, il quartiere di casa sua, questi palazzi, sia l'architettura più brutta di Milano in assoluto, perché è questa finta storica medievale, neomedievale, eclettica, che non è l'architettura non è di Muzio, della Cabrutta, della Triennale. Allora volevo chiedere se il fatto che lei vedesse questi palazzi perché ci viveva in mezzo è insignificante in sé, cioè il fatto che si trovasse di fronte a questa cosa qui, perché quello che interesserebbe è la distanza critica che lei ha con questo ambiente. Cosa che o ce l'ha, e allora il film deve dirci che lei ha preso le distanze da quell'ambiente lì, oppure non ce l'ha, e allora il film è semplicemente narrativo e descrittivo. Qual è la domanda? La domanda è perché rappresentare questi palazzi come se fossero lo sfondo di una vita? Non è vero, perché quella è la più brutta immagine di Milano che si può. La più brutta dal punto di vista storico ed estetico anche. No, chiarissimo. Allora, quel quartiere viene fondato nel 1906 dai ricchi milanesi che abitavano in precedenza in Foro Bonaparte. Cioè il concetto è: dove andiamo noi facciamo centro, no? Poi in questo quartiere costruiscono tutto ciò che quella, come dire, tipo di strato sociale necessita. Per cui la scuola per i maschi, i gesuiti del San Carlo, la scuola delle fanciulle che poi sposeranno quelli del San Carlo, le Marcelline, e dove mettiamo le nostre carabattole? Fiera campionaria. Ok? Quindi nasce così. Quindi io, come dire, vado a documentare quella roba lì. Non faccio un discorso di tipo architettonico. Se la Pozzi avesse citato la Cabrutta, io andavo a riprenderla su un piede solo, perché la preferisco. Ma io non sto facendo un film sull'architettura milanese, ma un film su Antonia Pozzi. Seconda cosa, lei non piglia le distanze un bel niente, nel senso che ci sta male e continua a stare lì. Non è che va a Parigi a darla in giro o a fare la militante socialista a Ponza in esilio con Pertini o Terracini. Sta lì. E quindi quello vado a riprendere, perché io non faccio un film del secondo me, ma un film del come la Pozzi e sulla Pozzi sia la verità. Mi spiego? Ma quello è un contesto piccolo, piccolo, piccolo. Ma era il suo. Era il suo, però. Però era il suo. Lei dice che era il suo. No, non è che lo dico, dice lei. Non è piccolo, piccolo, piccolo borghese come l'architettura che aveva di fronte. Ma infatti viene fuori da. Quindi c'è un contrasto che dovrebbe essere tematizzato. E il contrasto è quello per cui lei si suicide. Cioè, è quello per cui lì... Non no? Siamo d'accordo, però, ma succede. È abbastanza... Cioè, si capisce, è un punto di vista che coglie un punto. No, no, ma sono d'accordo, però... è la contraddizione della Pozzi più la che contraddizione mia e architettonica. Sì, sì. Avanti. No, non potete avere così poco coraggio. Morto. Prego. Eccolo. In realtà avrei due domande principali. Prego. La prima è riguardo a una frase che lei stessa prima ha citato, comunque già spesso
fonte di dubbi e di interrogativi, cioè la poesia si esprime per immagini. Magari può essere ovviamente è sicuramente un'opinione personale, potrebbe essere anche un rimasuglio di una giornata stancante, però personalmente ho trovato una grande ridondanza nell'accumulo quasi compulsivo di poesie, parole, quindi un sonoro continuo, e delle immagini che sicuramente si riconosce subito. È stato fatto lo step del non affiancare un'immagine pedissequa alla parola, quindi anche nel caso del bambino, eccetera. Abbiamo, ok. Però mi sembra comunque che ci sia una sovrapposizione e non due binari paralleli che riescono comunque a lasciare quel vuoto, che in questo caso quel vuoto attivante, quel vuoto da riempire, ma un dire tanto, dire troppo, dire di più ancora, che almeno a me personalmente mi ha lasciato inerme, nel senso non ho mai avuto. Questa è un'affermazione, non è una domanda. Sì, sì, precisamente, volevo capire lei invece. Se l'ho fatto è perché ero d'accordo a farlo, se no non lo facevo. Quindi questa sovrabbondanza. Io non so se tu hai mai sentito parlare di un signore che si chiama Alberto Cavalcanti. Alberto Cavalcanti è un brasiliano di origine italiana che negli anni 30 scrive il decalogo del documentarista. Viene chiamato da Grierson in Inghilterra a girare durante la guerra per il Ministero delle Poste. Lui scrive il decalogo, che in verità sono 16 punti, detto il decalogo, e uno dei punti dice: se fai un documentario, perché loro si occupavano di documentari, non mettere mai più del 50% della voce. Cioè, se il film dura un'ora, la voce non può durare più di mezz'ora, e questo è nel film. Ma non perché io sia una cavalcantiana, perché se devo parlare e volevo dire tante cose, avevo tante cose da dire, comunque ti garantisco che se minuti il film, il parlato non copre più del 50% del film, e questa è una regola, come dire, leonardesca, in qualche modo. Secondo, questa è una tua impressione e non è la mia, perché il film l'ho fatto io. Non posso che dirti questo. No, ma non era un ti spiego. Io non sono abituata ai riti universitari. Io ho seguito dei master. La cosa che mi ha sempre sconvolto è che io arrivavo a questi master bella tranquilla, sentivo questi qua che parlavano: potete fare delle domande? Scusi, senta, non ho capito quella roba lì, mi spiega quella roba là? Questa è una domanda. Però vedevo questa gente che alzava la mano e diceva quello che pensava lui. Non è una domanda, questo è un rito universitario, che va bene. Per cui voglio dire, tu pensi questo, io non posso che dirti, questa è la tua opinione, la mia è questa e si basa su questo, questo e questo. È tutto quello che posso dirti, non è una domanda. Ma credo che la domanda, diciamo, è un po' implicita, nel senso è un chiedere una controbattuta, quindi se la domanda controbattuta è questa. Implica una controbattuta con una risposta, in questo caso un'opinione, che è interessata a sapere l'opinione opposta, quindi non credo che sia poi così interessante, diciamo, non posso che dirti, sono una persona che riflette molto quando fa le robe, soprattutto se fa i propri film, e questo film ha avuto, come dire, l'ardire, perché è stata una roba molto rischiosa, come dicevo a loro, decidere che c'era molta voce fuori campo. È stata rischiosissima, perché è una roba che non si fa in genere. Poi abbiamo Blu di Derek Jarman, dove non c'è un'immagine, c'è perepe, che però è Derek Jarman. Una delle ipotesi che sono state fatte è: Marina, togli lei, mettiti tu, parla con la tua voce, perché come tu dici le cose non le dice lei. No, nel senso che no, io non sono Derek Jarman, non mi ci metto a dire delle robe. Quindi quello che ti posso dire è che, per variare, quella roba lì che sapevo essere una scelta rischiosa, ma che ho scelto di correre, perché d'altronde per fare le robe comode sto a casa mia. Cerco sempre di fare delle cose che, come dire, di andare oltre me. Io rischio quando faccio un film. Io faccio i film in piano sequenza, io rischio dal punto di vista del linguaggio.
e quindi può essere una cosa ostica per molti. Tu l'hai vissuta così, io no. Quindi ti ho spiegato cosa sta dietro questa scelta. Punto. Questo era una domanda, cioè era sorprendente appunto un certo tipo di mescolanza su un'immagine e di ripetizione di enfasi e della cosa, e tu hai spiegato perché la scelta è stata di andare proprio in quella direzione, diciamo, c'è una domanda implicita anche in un'affermazione come... Lo so, ma io sono di Coccio, se non mi fai una domanda che non capisco cosa vuoi da me. No, aspetta, c'è un'altra cosa da dire. Il problema poi sulla voce fuori campo era come fa, che poi il problema che pose più volte Renata, che è, ma io come faccio, visto che ho la voce di Maria, a capire cosa dice, se quella cosa la sta dicendo Maria o se è una roba che dice la Pozzi? Questo semmai è la domanda. E lì è proprio una questione di recitazione, di interpretazione. Questa semmai è la domanda sull'audio dal punto di vista della tecnica. Sì, sì, chiarissimo. La seconda? Sì. In realtà una considerazione sempre, non è una domanda, ma credo che a quanto pare... Teniamo le robe se vuoi con loro intervengo, nome. Roberto. A quanto pare, diciamo, anche adesso abbiamo visto che... Abbiamo visto che le considerazioni, in realtà alle considerazioni ci sono delle risposte, quindi possiamo vederla un po' come vogliamo. Era molto legata in realtà proprio a questo sonoro, cioè... Credo che un'altra dei possibili approcci alla poesia è la tempistica, cioè il fatto che la poesia necessita di una tempistica estremamente personale per approcciarsi ad essa spesso, e se si decide appunto di incalzare così tanto tramite un sonoro, quindi una percezione sensoriale, per in realtà, come dice lei, magari per nemmeno il 50% del film, ma ovviamente soggettivo, eccetera, eccetera, mi è sembrato quasi totalizzante dal punto di vista sonoro. Mi interessava appunto sapere lei perché ha approcciato in questa maniera la poesia, che è appunto caratterizzata da questo elemento principalmente, cioè oltre al esprimersi con immagini, quindi immagini ovviamente principalmente soggettive, che credo sia il cuore pulsante della poesia, la soggettività derivante da un'altra soggettività, cioè la soggettività del poeta che si sfocia in infinite soggettività dei riceventi, possiamo metterle così. Perché appunto c'è questo tipo di approccio? Non ho capito cosa mi stai domandando. I don't understand. Non lasciare il tempo di elaborare e attivarsi nel mentre, quindi nel durante la ricezione. Perché sonora. Non ha lasciato dei vuoti in modo che... Questo che mi stai chiedendo? Precisamente. Ho lasciato il 50% dei vuoti del film. La mia scelta è stata questa. No, io parlo dal punto di vista però, credo, percettivo sensoriale, non percentuale o numerico, capisco. Nel senso... Posso capisco. Provare a dare una spiegazione del perché di questa esperienza? Grazie. Ho l'impressione che questa esperienza... Grazie, scusa. Derivi dal fatto che, innanzitutto, prendiamo una poetessa. Quindi la poesia, adesso la punteggiatura me la spieghi, non l'ho capita, ma perché la poesia è densissima, cioè quando tu ascolti le parole da Pozzi hai bisogno di un bel po' di tempo per introiettarla, anche se è una poesia abbastanza diretta, non è Montale, non è ermetismo, no? Cioè per fortuna, adesso con rispetto no, per posso Montale. Dirti una cosa però, che le poesie non sono intere, sì. Semmai è questo il problema, per il semplice fatto che le poesie sono come i temi. Introduzione, bella cicciotta, piripi, 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 finale. Allora io prendo introduzione e finale, forse una frase in mezzo. Perché? Perché non gliela posso menare a uno, ni, per due pagine. Quindi, come dire, faccio un distillato, portante lo metto dentro. Ho chiesto di poterlo fare, attenzione a chi di dovere, cioè a coloro, a colei che cura, perché non mi permetterei mai, mi è stato detto che potevo farlo e l'ho fatto, quindi semmai questa è la scelta che ho fatto, ecco. Sì, sì, ma infatti secondo me il punto è che elemento. Siccome le parole si vanno sempre insieme alle immagini, perché stiamo parlando di una poetessa che usa le immagini ma le scrive, capito? Allora, e io non le rendo con le immagini che lei scrive, esatto. Mandando nel sottotesto. Cioè Tarkovsky fa un film, bravo. Ti inquadra 10 minuti un filo d'erba e non dice una parola. Però Roberto lo può fare, capito? Va benissimo, è un altro film. Ma è un altro film. Beh, ragazzi, io ho fatto un film di un'ora e mezza con
18 pagine di dialoghi, chiaro? E 200 inquadrature. Cioè, stai proprio parlando, cioè parli della corda in casa dell'impiccato, cioè. Sono scelte che dipendono dal contenuto. È certo, ma del film che stai facendo anche. Poi Marina, posso proprio aggiungere, proprio per chiudere questo discorso, magari anche mi aggiungo, ci sono anche poi documentari, non so, io penso a Herzog, dove delle volte ti viene da dire... Grande. Cioè, nel senso, ci sono documentari che sono veramente un pretesto per parlare, nel senso che quando tu guardi un documentario di Herzog di fronte a queste immagini potentissime, poi alla fine ti rimane tantissimo la sua voce, quindi non è che sia uno strumento che magari prevale. Tu devi sapere che film stai facendo, perché non tutti i linguaggi, non tutte le scelte vanno bene per gli stessi film. Allora, Il Ponte delle Spie. Il Ponte delle Spie è un film molto bello, con una storia tradizionale girata con un linguaggio, quello che si dice il linguaggio hollywoodiano classico, cioè l'elaborazione del linguaggio degli anni 40. Ma devi avere la storia giusta. Che cazzo faccio il film della Pozzi con quel linguaggio lì? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi, no, è come dire il gruppo 63 cioè, cerca di fare dell'avanguardia. E di che cazzo parla? Mica di, appunto, Pertini e Terracini in esilio nell'isola di Ponza. Cioè, parla di un'altra roba. Mi spiego, quindi lì il discorso... Come? Neanche potevi fare Dogma. Su questo film, no. Ma così come non faceva Dogma quello Spielberg nel Ponte delle Spie. Mi spiego. Però, come dire, non ti dico che ha fatto Dogma, ma quasi, su Duel. Certo. Ed è lì che tu capisci che Spielberg in verità è un autore, cazzo. Da Duel, che è il primo film che fa, dove non si parla. Ma perché nella la storia non deve dire un cazzo. Non c'è niente da dire in quel film. C'è un camion che insegue una macchina che cerca di darsi col camion che è lontano e vicino, e lontano e vicino. No? Cioè, se tu giri quel film in maniera classica, cioè, dopo 5 minuti ci buttiamo tutti giù dalla sedia, picchiando la fronte dicendo fateci andare a casa. O no? Ecco. Quindi devi avere le storie giuste poi per comportarti in un certo modo o in un altro dal punto di vista della progettazione, quindi del linguaggio che scegli, o no? Basta. Allora, ultima. Consigli per un regista indipendente. Scrivere una bella sceneggiatura o farsela scrivere. Io tutte le sceneggiature belle che ho letto, pochissime, sono finché sono stati tutti realizzati, tutti, anche a distanza di 10 anni, se non di più. È l'unico modo, avere una bella storia, ma soprattutto una storia che per realizzarla costi poco. Sono stati bei film poi, Marina? Questi che... Sì, assolutamente, assolutamente. Adesso verrà realizzato anche il film di questa mia ex allieva, che oggi una sceneggiatrice importante e che insegna sceneggiatura, che è un film che lei ha scritto, non vorrei dire una cavolata, ma tipo 15 anni fa, e che io lessi all'epoca, dai oggi, dai domani, lo faranno entro un paio di anni. L'altro consiglio è tenacia. Ah, questa è la base delle basi più totali, anche perché non c'è nessuna ragione per cui tu possa tenere duro. Cioè, soldi non ne guadagni, soldi per fare i film non te li danno. Questo lavoro è considerato un lavoro per bambini ricchi o nulla facenti, perché è un lavoro, no? In questo paese. Quindi, voglio dire, l'unico motivo per cui tu vuoi farlo è perché lo vuoi fare. Infatti io e gli allievi registi che entrano, una domanda che faccio ogni tanto è: o regia o morte. Se tu non mi dici morte, tu non entri, perché non c'è ragione, non c'è ragione per cui, cioè, è l'unica maniera, cioè tu fai il regista e fai un film perché non puoi prescindere da quello, perché non c'è nessuna ragione razionale per cui tu voglia fare sto mestiere. Non c'è. Lo vuoi fare perché non ne puoi prescindere, punto. Roberto, posso fare solo l'ultima domanda, proprio alla luce di quello che stai dicendo, per chiudere? Ma allora, scusa, Antonia Pozzi quindi non era una poetessa, nel senso, visto che abdica un po' alla fine, alla luce di quello che dici? Se non poteva prescindere dal fare la poetessa, e non era riconosciuta come tale, quindi si è ammazzata. Io sono riconosciuta come regista, quindi non mi sono ammazzata. Cioè. E meno male, posso aggiungerlo.
Va bene, grazie Marina Spra, grazie Leonardo. Grazie a te Roberto. Grazie a tutti voi che siete rimasti fino a quest'ora. L'appuntamento è giovedì prossimo. Ok? Allora, una cosa tecnica che non ho detto, ma la dirò di nuovo la prossima volta. Come forse vi siete accorti, siamo in streaming. Quindi, sul sito di Casa della Cultura ritrovate la serata e ritrovate anche quello che si riesce a vedere dallo streaming. Ora, è chiaro che le diapositive e i film dallo streaming non si vedono benissimo, ma Maria si è già impegnata con Ferruccio e con il a fare dopo la fine del corso, con molta calma, inserire le immagini e le diapositive sopra il video in modo che si vedano bene. Ma lo facciamo dopo, perché voi che ci siete le vedete dal vivo e le vedete bene. È giusto che le abbiate solo voi. Agli altri le diamo dopo, quando abbiamo finito. Volevo dire una cosa, siccome continuo sia io che Renata a ricevere mail, salve, dov'è che possiamo trovare sto film? Insomma, alla fine l'abbiamo la Cineteca l'ha ripubblicato, perché no, ne abbiamo, pensa che, tanto per dirti, pubblicammo 2500 DVD di una poetessa sconosciuta e sono stati fulminati nel giro di un anno e mezzo. Adesso è stato ripubblicato sta roba dalla Cineteca e l'ho trovata all'Oberdam piuttosto che in Cineteca, insomma. Se vi interessa, non solo, cioè io l'abbiamo comprato su Amazon, l'ha comprato Maria su Amazon a quanto? 9,99 euro. Grazie.